Podcast, ma la nigiri scende, dei murla rana rana rana, c'è
Eccoli tutti. Che avevo detto? Tutti fuori dallo stand. Aspetta, diglieli in faccia le cose, diglieli in faccia le cose, Flame, diglieli in faccia le cose, diglieli in faccia le cose, digli la verità. C'è il dramma, via bastardo, via, fammi mangiare pure a me, bastardo. Ma va, secondo bene. Imbruttisce i vecchi, i bangladini. Però tu, sono cose che a me non piacciono. Ma per il meme, mettendo il mio nome nella tua ir. No, io faccio donna di sgrava. Solo così puoi fare. In realtà... Dici tanto coglione, ma faccio 10.000 là, 10.000 spettatori per giorno. Guarda che maschina, va fuori. Da me, sai che a me stai anche simpatico, per me sei anche molto portato. Però questo tuo vanto è un vanto che durerà molto poco, perché se continui così ti bannano. Fatality. Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Mamma mia, che carica! Questa settimana è potentissima, strapiena di content, ospiti dopo due mesi e mezzo dopo di pausa. Dopo due mesi e mezzo di pausa, ragazzi, Mr. Flame è tornato. Sono tipo tre live che non c'era l'Hello Clochard a tre voci, a armonico proprio, quello bello potente che ci contraddistingue. Mancava. E ovviamente settimana appena iniziata siamo pieni di stronzate. Mamma mia. Don Ali bannato, Fabio Zeta che aggredisce Dario Moccia. Ercole contro Don Ali. Ma la cosa più importante è dopo tu parli anche di questo, cioè c'è da parlare anche di questo. Ottimo, ragazzi, ottimo. C'è da parlare di tante cose, che ovviamente sono stati un sacco di retroscena. Io infatti già stavo vedendo molti che giustamente oggi stanno facendo le live, sai, il lunedì sui retroscena di tutto quanto, sì, il Games Week. Io ho omesso cose, okay. Tipo quando c'è stata la live dove io ero sdrumato, la seconda live IRL, no? Sdrumoxato. Che era dopo la serata quella dove è successo il panico più totale. Uh-huh. Io ho omesso una cosa importante, perché ancora dovevo chiarire con quella persona. Ok. Quello che è andato alle mani con Chris Laway, okay, ci ho discusso pure io. Dove poi è intervenuto Fabio Zeta, giusto? No, prima. È intervenuto però la Franza. Fabio Zeta con la Franza è andato lì per tentare di sedare la rissa. Sì, ma io ci ho discusso da ma chi è sto tizio? Non lo conosco. Come si chiama? Non lo conosco. Facciamo partire sto treno, 93%. Danny Coso. Devo dire in chat perché non mi è Danny Coso. Comunque poi la situazione si è chiarita e tutto, e quindi adesso ne posso parlare normalmente. Diciamo che c'è stato un misunderstanding. No, Marco, ma io poi stavo in zona safe, perché mo vi spiego. È nato tutto da Fabio Zeta e Dario Moccia, quindi già possiamo partire da questo. Okay. Poi dopo la cosa tra Fabio Zeta e Dario Moccia c'è stata sta cosa mia, okay, che non è stata ripresa allora da nessuno. Allora andiamo cronologicamente. Sì, sì. Perfetto. Sì. Allora, prima di tutto partirei dal nostro amico Blur, perché sta qui sul desktop. Lui si triggera molto quando lo mettiamo nel titolo, quindi l'abbiamo messo appositamente Blur oggi. Deve stare molto attento. No. Dai, Gianluca, cosa dici? Blur deve stare molto attento. Cioè, l'ho detto della strada. Blur deve stare molto attento, perché quello che ha detto può rischiare il ban. Se Blur viene bannato, noi mettiamo subito free Blur, ovvio, perché ci rimarrei molto male. Ovvio. Danny Banaclava, dicono. Okay. Bataclava. Bataclan, sì. Come il dolce bosniaco. Sì. Vabbè. E questo è il contributo video. Ma cosa avrà detto Blur di così grave? No, grave no. A mio avviso è grave. Vabbè, vediamo. No, perché te l'aiuto in cura. Oggi Cerbero Podcast ha streamato di nuovo. Dopo tipo un mese e mezzo che non streamava. E la stream si chiamava Mr. Flame è tornato. Solamente che da cellulare leggevi solamente Mr. Flame è. Quindi un attimo lì per lì stavo tipo, ah, è morto finalmente. E invece no.
E invece alla fine della fiera è tornato davvero. Colpo di scena, incredibile. Ehi, hey, grazie per i 5 sub. Oh, grazie. Grande grazie per i 5 sub. Cioè, nel senso, è una cosa greve. Gianmarco Frustratocco, ma io non so per quale motivo, che è perché io ho sputato in faccia al Romix, sono passati ormai 2-3 anni. Quando gli hai sputato in faccia? Mazza, non hai visto il video suo, mi hanno sputato in faccia al Romix e il mio video ho sputato in faccia a Blu. Vabbè, ma non eri veramente tu però. Come no, gli avevo sputato in faccia. Era il meme, no? Eh? Non era un meme? Sì. No, io non gli ho mai sputato in faccia. Beh, ovvio. Allora, perché Blur mi odia così? Ma guarda, ti dirò, io sinceramente... No, guarda, ti posso dire una cosa, penso prego. Di essere molto bravo a capire a chi io stia sul cazzo. Sì. Blur rientra tra quelli. Se uno dice che sperava che morivi, mi sa che poi gli starai sul cazzo, cioè non è una deduzione, cioè, insomma è abbastanza evidente che gli stai sul cazzo, no? Però non c'è il motivo, tu dici, non gli hai mai dato il motivo, a parte quella roba dello Glielo darò. No. Glielo darò perché in realtà... Allora, io con Blur sono sempre stato proprio cristallino e tranquillo. E online ho fatto quello che ho sempre fatto su tutti. Mm-hmm. Per dite, no? Mo non sto qua a dire per dire. Blur, io ci ho pure parlato dal vivo, no? È successo alle fiere. E gli ho detto, insomma, quello che realmente penso di lui. Attenzione, attenzione, Ivan Greco scrive: sto ricevendo minacce su Instagram da parte di Donna 100% Hype Train, grazie. Grazie. Greve comunque, Ivan. Solo per averlo criticato, molto vabbè, greve. Donna Lee, abbaia, è un cane che abbaia. Ivan, Donna Lee è stato bannato come era scontatissimo. Sì, prima live. Era scontatissimo che era bannato. Lascialo, fai quello che volevi fare con Liccardo, fallo pure con Donalì, Ivan. No, ma è vero, è un cane che abbaia. Bannato, se non aveva niente da perdere prima, figurati adesso, ci dando il gabbrone. È un cane che abbaia ma non morde. Infatti nella prima live dissi questo durerà una settimana, mi sa che è durato pure meno. Comunque, allora, per quanto riguarda Blur, ragazzi, ma pure, me... pure il cane che abbaia magari gli può prendere lo schiribizzo di mordere una volta, però poi so cazzi no, sua. Spesso si morde da solo. Tentando di prendere la sua coda. Sì. Io posso dire che Blur ha accelerato il processo di ritorno su YouTube. Io ritornerò su YouTube con la maschera vecchia e il primo sarà Blur. Quindi ha fatto anche cose buone. No, vabbè, per quanto mi riguarda, mo, sì. Vabbè, ovviamente ha citato Mr. Flame, ma solo perché c'era nel titolo. Cioè, se ci fosse stato scritto Mr. Mara sarebbe stato uguale. Comunque, dubbi, no? Io sì, vabbè, no, perché parlo per me dicendo che a me non ha infastidito, in realtà mi ha fatto abbastanza simpatia, non mi indigno per una battuta anche greve, anche perché noi siamo i primi a fare battute di un certo tipo. L'unica cosa che si può dire sulla morte, guarda, ne stavo parlando, guarda, voglio rendere pubblico il discorso che ho fatto con Simone ieri sera fuori il cazzo l'ha mai detto, spero che muoia, finalmente uno è morto. Vabbè, può essere black humor, dai. Io ti ripeto, vabbè. Per quanto mi riguarda, vabbè, poi voi avete altre opinioni, ma non ci è, sta, vabbè, no, vabbè. Io dico, per quanto mi riguarda non mi ha dato fastidio, mi fa un po' di tristezza, devo dire, ultimamente Blur. Lo vedo un po', non lo so, triste, nervoso, abbattuto, poi magari un'impressione, parliamo sempre di live, chiaramente. L'unica cosa che si può dire, dal mio punto di vista, è che ovviamente, per quanto mi riguarda, una roba del genere non dovrebbe essere bannabile come molte altre, ma considerato come funziona Twitch e tanti ban che ci sono stati per molto meno, è curioso il fatto che lui in realtà non abbia mai nessun tipo di problema in tal senso, anzi sia stato bannato per delle cazzatine. Solo questo si può dire. Fossi io... Il gestore di Twitch non bannerei neanche per battute grevi. Però è solo il discorso di Strumox. Tipo le foibe ormai è diventato Strumox, no? Facciamo una cosa, ragazzi. Visto che voi siete un bell'archivio vivente, ma soprattutto siete una community intera, mandatemi su Instagram tutto quello che pensate valga la pena di commentare di Blur e di tutte le cose gravi che ha detto negli ultimi periodi, che le unirò al messaggio che mi sono prefissato di voler far passare. Okay, poi Twitter... Quello si chiama lavoro di ricerca quando si fa un video, Giorgio. Di solito lo fa chi fa il video. Sì, però voglio come ti posso dire, Simone, voglio come che questo Goku. Video sia più corpulento possibile. Di solito uno lo fa. Sì, però stai attento, no, cioè, nel senso, devi capire bene a quali blu tutti. Ti stai riferendo. Tutti. Tutti. Di qualsiasi universo. Tutti, faccio come... Come Deadpool, giro tra i multiversi e li coso tutti. C'è un evil Blur che diceva: raga, Mr. Frame è proprio un grande. Sì. Guarda, è proprio un taglio, raga. È il primo. Spero che fa il più lungo possibile. Guarda, se esiste qualcosa del genere, è il primo che finirebbe sotto le mie lame.
metaforiche, perché si parla di Deadpool. Ok, vabbè, qualcuno ha scritto anche Fedez su Twitter. Allora, domani parleremo con l'Avvocad, che sarà presente anche di questa cosa. In realtà già sapevo, ma ovviamente non posso parlare. Oggi ha detto delle cose su Instagram. Probabilmente verrà ospite settimana prossima. Ho già fatto un video dove c'è anche il nostro amico Stefano Feltri, i giornali che ovviamente hanno cominciato ad attaccare Fedez per questa ipotetica candidatura in politica. Non vi dico altro, probabilmente settimana prossima organizzeremo un bel evento, se tutto va bene. Adesso vediamo un attimo un po' anche i suoi piani. Comunque, andiamo con Fabio Zeta a sto punto e Dario Moccia, così sì, ci racconti la storia. Sì, sì, così vi racconto un attimo quello che ho vissuto io, diciamo. Okay, go. Tipo Erseo ha vissuto tipo tre vite a Milano, una cosa del genere. Ma io ho detto ieri quando sono tornato, no? Allora, innanzitutto sono tornato tipo devastato, poi mi è presa super a bene. Tu l'hai detto in fatto pubblico, un sacco la notizia che di uscito. Casa. Sì, mi sono trasferito ufficialmente, okay. Da oggi dormo a distanza di due sotto minuti a piedi dallo studio. E quindi mi sarà fisicamente impossibile fare un altro ritardo. Sarà impossibile. Ma soprattutto vivo a due minuti a piedi, come farò? È impossibile. Ma soprattutto a cinque minuti da casa mia, praticamente. Anche, sì. Quindi leggo, ritorno, tutto devastato, poi vado ad aprire WhatsApp e leggo Simone che dà indirizzo, citofono, Trono che dice da storia, e dico no, dai, va. Mi metto le scarpe e esco. Tutto okay. Stanco, come sono beccato con loro. Allora, partiamo con Fabio Zeta, poi direi che è necessaria anche una sorta di riflessione in seguito a tutti questi eventi, alcuni incresciosi, alcuni divertenti, alcuni tristi, accaduti al Games Week, perché secondo me questo Games Week ci ha fornito uno spaccato del nostro mondo, anche la parte più brutta del nostro mondo, che va analizzata, perché comunque probabilmente è un evento senza precedenti, cioè tanti streamer italiani che fanno anche contenuti di un certo tipo, che banalmente l'altro anno non c'erano, non erano così noti, che effettivamente si sono incrociati i flussi, no, di varie live e hanno dato vita a dei content veramente strani e in certi casi disdicevoli, quindi li analizzeremo. Però posso dire una cosa, voi l'avete visto tramite le live, io che sono stato lì vi posso dire che l'ho vissuto mille volte peggio, perché ci sono state delle scene orribili. Appunto. Cioè, non io sono mai uscito vedevo fuori. Proprio una sorta di sciacallo, ognuno era uno sciacalletto con il proprio telefono che cercava, no, di raccimolare qualcosa. Sì. E si alimenta una vicenda. Io posso dire una cosa, io quando parlavo con c'è una certa stava a parlare, no? Non mi ricordo, mi sembra con Power e col Masseo, che stavamo a parlare dei cazzi nostri, no? Sì. Io mi ricordo sta sensazione che era praticamente che una volta ogni 5 secondi io mi dovevo girare a stare attento che nessuno mi puntasse il telefono da dietro senza che io lo sapessi. In realtà, tu finisci in live, capito? Se ci pensate, sta cosa delle tante live in contemporanea in una fiera potrebbe essere una cosa bellissima, sì, divertentissima. Invece sì, è stata una merda intrisa di tossicità. Un enorme disagio. Ma no, ma non solo quelli che conosciamo, c'erano una marea di ragazzi anche con due spect, uno spect, sì, 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 con le live virl, certo, che non facevano altro. C'è una certa. Ma è successo, guarda, per non esagerare, in tre giorni almeno 4-5 volte, Dio che parlo e che contro la mia volontà c'ho un telefono attaccato così dietro che vuole spiare quello che io dico, mm-hmm, per la loro live. Bene. Uno mi ha provato a levare la mascherina. L'hai detto, sì. L'ho spinto. Questo ce l'hai detto io l'altro ieri. Un altro il giorno, quello là, finale, che stava, non so chi sia, tipo uno pelato che stava in... Col okay. Manfrotto, non so se stava in live in video, che okay, mi ha iniziato tipo a insultare, avvicinare. Il Caprone dice criminale. Social boom criminale. Una cosa vergogna. Assurda proprio. Vergogna. No, ma il fatto è questo, che comunque, dicevo, è un evento senza precedenti e credo anche, nonostante l'Italia sia sempre abbastanza piccola come cosmo, un piccolo cosmo all'interno del macrocosmo Twitch mondo, credo che purtroppo questa cosa genererà delle decisioni dai poteri alti. Perché si sono creati delle situazioni conflittuali che secondo me sulla piattaforma non sono il massimo. Cioè proprio per... appunto, comportamenti di un certo tipo che si sono alimentati a vicenda e quindi secondo me ci sarà una sorta di revisione delle regole o comunque un'applicazione più dura di alcune regole. Tra l'altro, appunto, Donnarì è stato bannato repentinamente. Vedremo. Anche perché, come diceva Ivan, io ho visto anche la sua live che ha fatto, effettivamente... Se è una piattaforma che almeno in Italia sta prendendo piede, anche lui parlava di Letta che voleva spostarsi, insomma, su Twitch, eccetera, chiaramente i primi contenuti che vengono fuori anche su YouTube col motore di ricerca sono questi. Effettivamente gli inserzionisti, la gente magari di altri mondi come quello politico che vogliono avvicinarsi a Twitch, vedono questi contenuti, può essere un problema. Mi permetto una cosa che ho sentito ieri in radio.
perché stavo ascoltando la radio, perché la macchina mi si è rotta, sta ancora dal meccanico. Se vedete qui dentro, non so se si vede, c'è sta la cartucola smart. Fa vedere un po'? Infatti ho visto prima quando sono entrato. Targa, la non si vede la targa, ottimo. Sono quelle affittate, le sì. Cartugo. E stavo ascoltando Radio 6, okay, che è la radio di Roma. Alla certa inizia una pubblicità, un annuncio. Siamo la prima radio d'Italia a sbarcare su Twitch. Sapevo che cazzo stanno a dire. C'è sta coso Jody, c'è stavano gli iPens su radio, sì, radio 105 pure, Next. RDS Next. Poi ho detto vabbè, sarebbe simpatico contattarli, dice, ma insomma, ma sti primi radio in Italia su Twitch, ok, boomer proprio, cioè. Ho pensato di invitarli pure per parlare di come appunto chi lavora nel vecchio medium, perché e no, approccia al nuovo Pure la Jalappa, vabbè, non so se ha fatto anche dei programmi in radio, immagino comunque pure loro sono sbarcati, sì, comunque sì, vabbè, sì. Andiamo, Dario Moccia, Fabio Z, litigio al mob a Milano, vattene via o ti segnalo la live. Guarda, posso dire, una delle cose peggiori del Games Week è che tra le persone che sono stato meglio c'è stato il Pipega. Questa è una delle cose peggiori che mi sono successe. Si può parcheggiare dentro un'area privata? Sì, non sto a fare nulla di illegale, l'ho noleggiata per 2 giorni. Cioè, la posso portare dove cazzo mi pare, basta che quando termino il noleggio sta dentro l'area designata pubblica. Vediamo il Let's video. Go! No, volevo dire una cosa da vecchia Rubino, cioè. No, è tutta posta. Volevamo in realtà un bacio romantico. Un bacio, che tu pubblica, cazzo ti adoro. Bacio con mascherina al cielo, vorrei. No, ha baciato te, no Anna, pure Anna. No, no, te ma ha baciato in bocca. Esatto, cielo. Per il content, bacio stampo. Dai. No, a me. No. Oh mio Dio! Acciaro, ma de che sapeva l'alito? Ah, frate, stavamo tutti in condizioni troppo alte. Dabbè, di alcol. Stavamo tutti in condizioni. Però posso dire. Me ne accorgi 5 minuti dopo. Io a più Z, dopo tipo non so quanti minuti, l'ho iniziato a insultare io. Ma con tutto che. Cioè, io lo dico tranquillamente. A me, lui, da quando l'ho conosciuto dal vivo, che l'ho conosciuto meglio, ci ho parlato. A me sta simpaticissimo, Fabio. Sì. Con tutto che non ho apprezzato come si è comportato con Dario, perché comunque, secondo me, ha invaso troppo prepotentemente della sua sfera privata. Certo. Poi io l'ho visto lì, quindi insomma, certo, l'ho visto anche meglio. E il litigio poi dopo è partito perché io, insultando Fabio Z, sì, perché stava quella cosa con Dario, sì, questo Danny, che era un ragazzo muscoloso, tutto, okay, tatuato, no? Okay. Cioè, era abbastanza. Io insultando, certo, dissi, mi ricordo, tipo qualche parolaccia e poi ti sputo in bocca. Ok. Quello pensava che ce l'avevo con lui. Mi si è avvicinato. È stato tutto un equipo. Mi stava dando una testata in bocca. Rubino accanto a me, che aveva visto, diciamo, la scena che si cosava, io stavo un po' rallentato. Questo me l'ha raccontato Rubino. Stavo perché io un po' rallentato. Sì, Rubino mi ha dato una botta e ha mandato lui a vuoto. Se no, cioè, io a questo... salvato Rubino, sì, tipo... se no io a quest'ora naso denti, chissà che cazzo. Grevissimo. Stava dando una capocciata Rubino in faccia, Salvatore, stava, greve. Ma tutto per un equivoco. No, no, vabbè, poi vabbè, lasciando poi comunque ci siamo chiariti ed è stato un equivoco perché lui stesso siamo stati vittime di un piccolo equivoco. Ma no, ma la cosa è stata ma a prescindere perché non ci conoscevamo. Io che per la cosa di Dario ho insultato Fabio. Lui poi ha litigato con Fabio, però abbiamo litigato io e lui, e quindi allora, lui quando cacciare. Ha capito che io ce l'avevo con quello che lui ci ha litigato, tramite Omi e altri, ha detto vabbè, scusa, io pure gli ho chiesto scusa, okay, per l'equivoco. Sì, è finita in allegria. Solo grazie a Rubino, sennò sarebbe finita però male. Però io ho rischiato di farmi del male, capito? Cioè, così inutilmente. Anna l'ha trovato leggermente divertente il vostro bacio, si sta tagliando poco. Sì, sì, ma Anna pure gli è sta un botto simpatico, Fabio, ad Anna pure. Andiamo. Oh, vaffanculo, pezzo. Vaffanculo, pezzo da merda. C'è Dario Moccia? No. C'è Dario Moccia? Stai in giro. Ecco. Ah, è qua. Sì. Gli dovrei dare una spinzetta potente, cazzo, raga. Spero non ti fatto troppo male, ho fatto pianissimo. Ho pensato di piangartene adesso. Se no? Se no... Cosa mi fai? Niente, semplicemente ti segnalo live perché non mi apparire. Non puoi farlo comunque. Vabbè, te ne puoi andare, per favore, mi fai prendere la mia privacy. Posso stare qua, tu puoi girarti dall'altra parte. Girati, dai, girati dall'altra parte, non mi rompere il cazzo. Girati dall'altra parte, non mi rompere il cazzo, dai. Allora, il punto è uno, dunque... Non va bene. Allora, il punto è uno. Fabio Z è un personaggio particolare, perché... sembra avere una doppia personalità. Cioè, quando lo seguivo io su YouTube, che era
pesantissimo, cioè diceva di tutto su chiunque, anche su di me, su Alex, eccetera. Era super anche sgradevole in certe cose che diceva, eccetera, mi ha fatto sempre ridere, però diceva cose grevi. Poi è stato anche invitato qui da noi, avete avuto una discussione, avete poi chiarito personalmente. Lui in alcune live, come dicemmo già nell'ospitata, in alcune live in realtà lui è piacevolissimo, anche nelle live da Anna, in altre live in sì, cui sì. è stato ospite, cioè è piacevolissimo ed è anche un opinionista. Pure dal vivo posso dire, pure dal vivo live super è una persona piacevole lui. Infatti è venuto qua, c'è stata una discussione più o meno accesa, è finita bene, poi è tornato anche, abbiamo giocato a Rocket League. Come vi spiegate sta reazione? Ma sapete che io non lo so, io non lo capisco. Ce l'ho io un giudicato, cioè ha visto, secondo me voleva andare da Dario Moccia e creare un siparietto, appena ha visto un Dario serio che proprio lo ha spento immediatamente, piuttosto che chiedere scusa e magari però, fare pipa. Però Dario Moccia ha sempre detto che comunque... Fabio Z era un personaggio che non apprezzava minimamente, ok? Lui l'ha sempre detto. E cioè, anche Fabio Z di Dario, insomma, ci sono stati sempre un po' dei piccoli conflittini. Tu non vai da una persona che con questi precedenti gli tiri il coppino dietro, che è pure una cosa un po' fastidiosa, no? È il classico coppino. Oh, cioè, ma infatti è stata proprio questa la cosa, dai. No? Anzi, io Dario è stato pure troppo tranquillo. Esatto, me. Io mi metto ai panni di Dario. Poi stai zitto, io girate. Avrei avuto la stessa reazione di Dario. Se una persona che a me sta sul cazzo mi dà uno scoppettino, mi giro, c'ho pure il telefono puntato in faccia, io avrei avuto la stessa reazione di Dario. Non avrei né tiltato né gli avrei detto né sarei stato al gioco. Gli avrei detto vasse, sì. Non mi romper cazzo. Sì, però hai visto poi come ha reagito Fabio. Non è che ha detto incazzato. Non è che ha detto scusa, ho esagerato. Devo fare una gag, però non sei stato al gioco, mi scuso. No, sta zitto, girate. Cioè, dai, non esiste. Io non me lo spiego, perché, purtroppo, ripeto, in altre occasioni vede, è simpatico. E si vede che anche a Fabio Z non sta simpatico Dario Moccia, allora. E allora non vai a rompere i coglioni? Voleva comunque il content, però. Appunto, sì, questo è il problema, però, che vi dicevo pure prima. Cioè, questo magari... Poi dopo sono successo... Perché poi Fabio Z live ci ha detto altro. Tu non c'eri. Ma quando si è collegato Gianluca dal Games Week ed ha fatto delle domande, no? Fabio subito ha detto: ah, devi seguire la vicenda con Dario Moccia? E noi no, perché non avevamo visto sto video. E lui ci ha detto: io sono andato là, non ha detto il fatto del coppino, eccetera. E poi i suoi amici hanno cominciato a dire delle cose bannabili nella mia live. Ok, io me l'ha scritto più di una persona, quindi credo sia anche vero. Mo, a la me responsabilità di Dario... A me è stato negato dai, proprio dai stessi. Questo, mo vediamo se c'è qualcosa qui nel video. A me è stato detto... Fabio Z avrà delle prove di tutto ciò. A me è stato detto che lui si è proposto ed è restato in maniera estremamente fastidiosa e che erano tutti quanti scontenti, però mi hanno negato che siano volate parole bannabili, perché gli stessi che dovevano aver fatto volare queste parole bannabili dovevano essere streamer. Leggiamo il messaggio quindi, riscattato. Quindi, diciamo, il rischio è proprio, quindi io non me lo riuscirei nemmeno a spiegare. Però se ci sono delle prove, vediamo. Io sto solo riportando le versioni terze. Non... Purtroppo un messaggio evidenziato, hanno speso i punti. Ragazzi, siete troppo buoni e dolci. E Fecci ha dato dell'handicap a Simone. Molesta la gente in giro e non fa altro che sporcare il vostro posto di lavoro. Il fatto è che dietro le telecamere sia un angelo non cambia nulla. Sapete qual è il punto? È Simone che non solo dietro le telecamere, cioè anche in certe live. Cioè, ma perché era necessario sto commento che adesso? Cosa? Che ha detto? Che mia madre ha detto che la tua postazione è quella più sporca di tutte. Perché mi tirate la roba durante la live? Siamo noi mi tiriamo la roba. Che babbe, lo chiudi e lo tiri nella mia postazione. Ti dirò questo. Vedi, poi tua madre mi dice che è sporco. La maschera, è che se a Fabio gli stai particolarmente sul cazzo, purtroppo riesce ad assumere comportamenti che sono dannosi anche per lui. Sì, ma sta cosa io l'ho vista in passato, perché io ho visto proprio lo switch che ha fatto nei miei confronti prima di venire qua ospite. Ha sempre avuto, diciamo, i modi di un certo tipo, dai. Sì. Poi come siamo conosciuti dal vivo, sì. Pam. Infatti pure qua, visto, a me non mi si è mai avvicinato. Faccio caso, non si avvicina a determinate persone, si avvicina ad altre. Ma io non me quindi lo spiego, anche il capito? Modo che lui sta in live e sa a chi va, a chi anda, sì. A chi anda a trollare, a chi anda a far salutino, a chi anda a dar bacetto. Sì. Cioè, si vede, no, la scelta. Cioè, sì. Ok, io sto usando un po' questo. No, chiaro, io involontaria, però tipo, non lo fa apposta. Io se io Fabio Z, se in un universo alternativo io Fabio Z non l'avevo mai incontrato, ci sarei stato pure io là in mezzo, magari. Vabbè, che mi veniva a trollare, mi veniva Week, da un po' fastidio. Scusatemi, no? Al Games Week famoso del non sono un animale in gabbia. Perché è il suo mood. Al Games Week famoso del non sono un animale in gabbia. Fabio Z comunque vedisse qualcosa pure a voi. Tipo sì, denuncia, sì. Una roba del genere. Sì, che poi sì, a me detto anche in live sì. Qui. Sì, no, ma se ne parlava, no, venne a fare brutto lì allo stand. Sì, sì, come mi no, per esempio, perché
non c'erano stati precedenti. Però perché noi, cioè io con Fabio Z ci sbatto la testa dal 2016. Sì, sì, ma infatti poi ne avete parlato anche qui in live. Quindi io non lo capisco, sinceramente. Ma al di là di questo, ho letto anche in chat, dice, ecco quel commento che hai letto, evidenziato, no? E ho fatto anche un post ieri sul gruppo Facebook, perché molti dicono, beh, però voi invitate delle persone, magari ci chiarite, oppure poi continuano a fare dei comportamenti di un certo tipo, li invitate, date visibilità. Allora, il discorso è questo, noi non diamo patentini buono o cattivo, ok? Noi al massimo possiamo o chiarire personalmente un fatto, Simone ha chiarito il discorso del fratello, dell'handicappato, tante cose, si sono chiariti e quel confronto è finito, cioè è una cosa che riguarda loro. Poi, se una persona viene qui e dice certe cose, oppure c'è anche una sorta di indulgenza nei nostri confronti nel momento in cui questa persona ammette gli errori, vale per tutti, Gabrone, Rospo, Social Boom, eccetera. Questa cosa ovviamente non è che lo tutela da comportamenti futuri, e quei comportamenti futuri non è che sono poi da noi non condannabili. Quindi noi cerchiamo comunque di essere aperti al confronto e abbiamo imparato anche a non crocifiggere le persone, ma tentare di colloquiare con le stesse. Poi nel momento in cui queste persone perseverano in certi atteggiamenti, lasciamo perdere. Tant'è che dopo alcuni confronti, alcune critiche, eccetera, altri invece si sono dimostrati migliorati, non per merito nostro, magari in parte però possiamo aver influito. Faccio un esempio, il buon Don Vito, ma anche lo stesso Ercole, in tutta questa masnada di persone all'interno della Games Week, è quello che si è comportato meglio. Vero, vero. È stata una persona... Guarda, sorprendentemente matura. Posso raccontare a Ercole che l'ho visto non solo nell'occasione della carta, l'ho pure visto in altre occasioni lì. Ah, o da vicino, da lontano. Fatevi una vostra confermo, idea. No, confermo, capito? Quello che hai detto tu. Ercole PD ha avuto comportamenti proprio piacevoli da persona matura. E io, per quanto gli ho sempre tirato addosso un sacco di merda, su questo Games Week non ho niente da dire contro Ercole. Zero. Tra l'altro, poi vedremo anche lui che si scaglia contro Donali. Comunque andiamo avanti. Girati dall'altra parte, raga, siamo qua così non mi rompe il cazzo. Ma sei tu che hai rotto il cazzo. Ok, raga, comunque eravamo qua. Ed eccoci qua. È disagissimo anche lui. Un po' a posto. Inteso, perché sennò dobbiamo poi esprimerci scurrilmente. Non vorrei mai essere scurrile. Capisci? Perché poi. No, non si tratta di far rispettare. Si tratta che bisogna essere educati. Bravo Fabio, fatti rispettare, però detto da Dope Mind. Ho detto Dope Mind, uno dei nostri. Essere educati. No, niente, diamo niente. Pacifismo mociale, esatto. Esatto, pacifismo mociale. Sì, anche a livello di canale Ercole è migliorato tanto. La voglia. Ma infatti noi cerchiamo di essere onesti. Poi ovviamente possiamo sbagliare le valutazioni. Ripeto, il fatto che magari voi vediate un ospite in certe vesti, Rospo per esempio nella live, quella virgola con Social Boom eccetera, è stato divertentissimo. Ma se domani come il fatto del taxi, nel momento in cui ha fatto quella cosa vergognosa, l'abbiamo criticato. Il Gabrone, abbiamo sempre detto, è simpatico. Nel momento in cui fa delle cose, lo critichiamo. Quindi non vedete il Cerbero come il detentore dei patentini, dei buoni e dei cattivi, al di là del discorso villain che è principalmente ironico, è un meme. Però noi facciamo delle interviste o delle chiacchierate o dei confronti, poi ognuno si deve fare la propria idea. Ma questo ovviamente non è che garantisce l'immunità futura alle persone che vengono ospiti. Questo. Ma perché dovrebbe esistere un'immunità verso perché qualcuno? Perché la gente dice, però vedete il Gabrone, oppure Rospo, no. Fabio Zeta, l'avete invitato, è uscito fuori bene dalla live, adesso è colpa vostra. Rospo c'ha il Daspo dal Cerbero. Adesso, al momento sì. Però se non esiste l'immunità non dovrebbe esistere neanche il Daspo, per coerenza. No, sai qual è il fatto? Che uno può, cioè noi possiamo dire, sta persona non ha più nulla da dire. Ok, per noi, cioè noi non abbiamo niente di nuovo da per dire. Per ora non abbiamo intenzione di averla ospite. Sì, poi, vabbè, certo. Daspo è pure quello mezzo meme, nel senso, se domani succede qualcosa e vuole intervenire, diritto di replica si dà. Però al momento penso che non abbiamo più un cazzo da dire sul Rospo. No, certo. Ok, tranne però appunto non è che una persona che non viene più c'ha il Daspo. No, vabbè, capito? Lascia perdere quello. Però al momento no, è più o meno useless. Come ha detto Marra, comunque Rospo al Daspo, anche perché è inutile. Ma sì, ma no, ma più che altro tanto quello che doveva dire l'ha detto. Poi alla fine è molto autoindulgente, punto, se deve fare delle cose verranno criticate, pace. Comunque andiamo avanti. Ma che poi c'è una cosa da dire pure sul Gabrone. Ora aspetta e finisce sto video, non te ne annaga, bro. So cazzi tua. Ma se a Fabio Zeta siete andati avanti un mese a leccare il culo e a tirarlo in mezzo il più possibile con voi. Ripeto, io Fabio Zeta ho sempre detto che per me è un grande intrattenitore, nonostante mi abbia sempre insultato.
non okay. si è comportato male a livello proprio di podcast quando è stato qua, cioè stava, funzionava diciamo in trasmissione, proprio a livello discorsivo. Su quello è molto bravo, poi... Quando stava a Roma ne abbiamo approfittato, ci dava una mano. Ma se ci hanno fatto tre live, ma cosa significa? Cioè non c'entra un cazzo, non è che... Nel momento in cui è simpatico, allora deve diventare una persona intoccabile, non può più fare errori, o noi stessi non possiamo criticarlo. Cioè, Fedez è comunque una sorta di mio amico, possiamo dire così, ma non è che non lo posso criticare nella live con Filippo Giardina, mi sono trovato d'accordo con lui e so persone che conosco da ambo i lati. Ho criticato Giardina invece quando ha esagerato, magari su Facebook. Non dovete vedere la vita così. Questo che vi dico, ragazzi. Giusto. Poi, ripeto, ognuno penso che abbia un cervello, no? Cioè, che sia in grado di valutare le performance in live, i confronti, i content singoli. E fatevi un'idea. Ma io noi diamo io lo spaccato. Detto, no? Te posso dire, per esempio, una parte io, di verità, una porzione. Mo' non te prendo la persona che è online è più la mia nemesi. Penso sia fattualmente ormai so social boom, no? Ok? Come personaggio lo disprezzo sì. in tutto e per tutto, anche per come agisce, non me ne ci ritrovo molto su moltissime cose, però per dire, dal vivo ci parlo, ci sono d'accordo. È stata una bella live. Non ci quella. Siamo mai mancati di rispetto sì. dal vivo, per ditte. Quindi perché io a social boom gli dovrei fare brutto? Io brutto dal vivo lo faccio non a chi mi sta sul cazzo sul web, a chi mi manca di rispetto, a chi mi dà fastidio, a chi mi può creare, che ne so, un disagio, uh-huh. mo manca di rispetto, è troppo generico. È troppo vindilesiano. Però capite il discorso qual è, no? Sì, però come stava di Davide, perché comunque social boom è furbo, no? Cioè lui sa benissimo il che content fa sul web, quindi nella vita reale si mantiene sempre comunque certo. rispettoso. Ma e non infatti rompe adesso mai il cazzo. Che vedremo, però anche vedremo perché il comunque suo arresto, i suoi problemi ce l'ha avuto con varie persone, anche magari per cose private. Però io devo vedere il mio caso. Nel mio caso sì. Quando ci siamo beccati, quando sono stato a Milano, si è sempre comportato bene, perché neanche si è comportato normale, come si è comportato ecco, bene. Ecco, attenzione, e cazzo ecco, gli devono addire, l'obiezione pedite, no? È facile insultarvi a distanza tramite social e poi farvi pompini a vicenda. Non è vero, è che allora, a Dona lì, per quanto io stavo tranquillo, poi raga, io stavo nel chilling. Le cose l'hai dette. Quando ero circondato là, come sì. è stata vista come una brutta scena, ma io là neanche mi sentivo in difficoltà, devo essere onesto. Non faccio come molti il piangina, il pianista, perché io qua potrei dire no pure, raga, guarda, mi sono sentito circondato, comunque no, sono tu stavi tranquillo, però la situazione da parte loro è stata spiacevole, quello che l'hanno creato. Poi tu questa, sei stato vabbè, tranquillo. Questa è una percezione esterna. Però sì. io a Dona lì, quello che gli dovevo dire, gliel'ho detto. Io gli ho detto, sì. a me sta sul cazzo uno che sa prende coi vecchi e sì. coi bangladini. Quello che fa mi fa schifo. Ma poi, tra un po' te bannano. Sì, sì. Ma che cazzo io che dovevo soprattutto fare? Ragazzi, forse non vi ricordate quando c'è stato presente qui Elia, eh? Cioè, non mi pare che io sia stato più indulgente. Anzi, sono stato molto duro con lui. E poi nella live successiva, quando ho fatto la roba delle elezioni, ho ribadito la mia durezza. Lì magari ha fatto ridere con due meme, ma il fatto che magari anche un serial killer possa fare una battuta divertente non lo rende meno killer, ok? Ma io le cose gliele ho dette tutte, quindi state tranquilli. Questo no. Il fatto poi che uno riesca a scindere, ad esempio una live interessante come quella che avete fatto a casa dei social boom, questa è una bella live, sono usciti fuori discorsi interessanti. Poi se lui si comporta da merda e falsifica il Green Pass, uno lo critica, ma non è che poi deve finire a botte. Anzi, quello che ha fatto Gianluca per me è proprio la dimostrazione di quello che siamo, ok? Persone che possono anche ribadire determinate idee con durezza, ma non arrivare alle mani, perché beh, è stupido per però, me. Aspetta però, quando mi ha detto vieni fuori, sì, a me tu mi sei andato attimo, fuori. Mi sono girato gli attimi coglioni. Tu sei andato fuori, perché lui ti ha fatto quella proposta, è chiaro. Infatti là, se ci fa caso, lui è rientrato, sì. io là ho un po' insistito, sì. se vedeva che stavi ma tu non gli avresti messo le mani addosso no, per primo, zio. No, però se tu mi dici vieni fuori, certo. io vengo fuori, sì. ti sto tre e mezzo e vedo che cazzo fai. Sì. Perché non è che mi vengo fuori e ti vengo sotto, non sono mica scemo. Queste cose quante volte mi sono capitate a me, mi sì, e mezzo. Sì. Avete bannato Rospo a causa di... Ma ripeto, è un DASPO per non di, modo di dire. Non esiste il DASPO, è un modo di dire. È un modo di dire e ripeto, sul fatto di Rospo non c'è un cazzo da aggiungere. Io l'ho okay. vissuta come, Dona lì mi invita fuori per un confronto ma scappa quando? Cioè io ma che cazzo devo fare? Ma cioè, vero, mi dici cioè, vieni fuori, poi dire. Entri in uno stand. Ma sì, per ma me, poi al di là di quello. Per me è una pagliacciata. Ma io avrei fatto la stessa cosa tua. Cioè se lui mi dice andiamo fuori, io posso intenderlo anche come o una minaccetta, e comunque non ho paura. No, non sono sicuro che non mi avrebbe non mai messo pericolo la mano percepito, fa, ma anche bravo. Banalmente andiamo a chiarire fuori dalle telecamere. Potrebbe essere. Non avvertivo nessun tipo di pericolo, perché anche nonostante le persone sì. intorno,
so che comunque mi portano rispetto tutti, sto tranquillo, sì, con tutti, quindi io il pericolo là non l'ho proprio assistito, ho solamente rosicato del fatto che davanti alle telecamere bisogna apparire come i macioni, te spacco tutto, te spacco tutto, tu non spacchi nessuno, pezzo di merda. Quando si dice, cioè, è questo che a me dà fastidio, si risolve tutto con una goliardia, non è che si risolve tutto, ragazzi, una cosa è continuare. Tra l'altro dipende anche dal contesto, cioè Gianluca stava se stava a bere drink, se stava a fare i cazzi suoi, e Social Boom e tutto il suo gruppetto hanno creato questa situazione di conflitto. Lui ha detto quello che ha detto live, cioè tranquillo, ha fatto dove imbruttisce i vecchi, stai attento perché te bannano, è quello che è successo tra l'altro, punto. Cioè non c'è, quando è venuto Elia io ho detto le stesse identiche cose, forse anche con più durezza, che avevo detto prima della sua ospitata, idem a Ercole, adesso su Ercole non ho niente da dire. Perché i suoi comportamenti live non sono più come prima, che imbruttisce i tizi sul bus, che fa grosso. Evidentemente pure lui una regolata se l'è data, perché non è un bambino, quindi avrà capito. Questo è il punto. Poi, un conto è la legittima difesa, se vogliamo parlare di fisicità, ok? Cioè, in una situazione del genere, io sono la persona più pacifista del mondo. È chiaro che se poi arriva il pericolo percepito da parte di Donalì o di chiunque nel volermi creare un danno, là mi difendo. Ma quella è un'altra cosa. Io non arrivo al conflitto, ok? Comunque, però sai, stavo a pensare l'altro giorno dopo che è successo, paradossalmente, vi giuro, se al posto mio c'era uno di voi due, pensavo avrei rosicato mille volte di più, non mi chiedete perché. Ma infatti noi abbiamo rosicato per te. Io ho rosicato per te. Cioè, per ditte, no? Siamo perché io lì, ma io l'ho preso in maniera sciallissima. Io, proprio quando ho visto quel video, però avrei dato tutto per teletrasportarmi lì. Sì, proprio. Ma infatti poi lo vediamo anche da un'altra inquadratura, perché non si è visto. Noi abbiamo fatto vedere l'inquadratura da parte del gabrone che lo riprendeva frontalmente. Sì. Invece c'è un altro video che hanno fatto dalla live, non so di chi, credo di Social Boom, perché dove si vede l'antefatto di lui che va proprio alla ricerca di Gianluca. Era social, stava proprio alla ricerca. Diglielo in faccia, e tutta la gente attorno, come vi dicevo io, da scuola liceale, bulletti liceali, che creano una situazione spiacevole. Comunque finiamo il video. Di poi digliele in faccia avanti le cose mentre ci sto a parlare a mezzo metro, è tipo una frase da Oscar. No, perché il rispetto è una... Sentiva l'odore del mio alito. Ma sì, che se faccio la culo lo so, lo sai, sono in festivale, quindi cioè sono qui per prenderli per il culo, per il rispetto, cioè minchia. Questo, cioè, capisci? Cosimo, ti mandiamo un caro saluto. Questi sono i amici. Un bacio. Non so chi sia. Vabbè. Cazzo è Cosimo. Ha vinto? Enola gay. Non so cosa è successo. Vabbè, parliamone. Di che cosa? Siamo tutti. Ah, aspetta ragazzi, che l'avete aperto il link che si chiamava tipo cos'è Grembaud? No, l'avevo linkato. Okay, le varie cose. Allora. E metti un po' che cos'è Grembaud, scrivi. Okay. Perché? Che cos'è Grembaud? Allora, c'è il gabrone in chat? Gabrone? Intanto mettilo. Cos'è? Eccolo il primo. Ah. Dove si va? Apri l'app di Dove si va? Scopri in anticipo il prezzo della corsa. Incontra il tuo... Allora... Metti pausa. Allora, io questa sera, quando sono rientrato, questa sera, di ieri sera, sfasatissimo, ho detto fammi un po' cercare No Grembaud, perché volevo vedere se c'era qualche clip, qualche estratto del No Grembaud, che a me fa molto ridere. Beh. Solamente che ho scelto di non farlo più perché ho visto un po' la reazione di Grembaud. No, cioè mi è sembrato gli dasse particolarmente fastidio. Io ci ho parlato in privato. Magari mi sbaglio. Ci ho parlato in privato, okay. Mi ha detto scialla, regà. Però ho detto, guarda, se è una cosa che ti dà un po' fastidio, evitiamo, anche perché deve essere un gioco da entrambe le parti. Calchiamo ancora di però più. Però ti posso allora dire una cosa, io guarda, so cose private, ma lo voglio dire in pubblico, perché però mi limiterò solamente a parlare della mia percezione, quindi non metto in mezzo lui. Sì. Allora, a me dispiace quando vedo che qualcuno mi guarda come guarda qualcuno che, sai, questo qua a me mi pia per culo. Cioè, capito? Chiaro. Quando ti guardano così. A me mi è dispiaciuto genuinamente, okay, anche quando ho fatto No Grembaud, ma quando pure lui mi ha detto de fallo No, de No Grembaud. Cioè, ho visto come se un po' gli dava fastidio, un po' gli dispiaceva, e mi sono, vi giuro, realmente dispiaciuto. Okay.
Infatti ho un po' accannato, okay. Eppure dei ragazzi che gli hanno iniziato a fare tipo in coro: no, Green Bow, sì, no, ma ho visto lui che si è girato, gli ho detto: regà, boni, non, chiediamo, non facciamo. Ufficialmente scusa, spieghiamo com'è nato, perché magari alcuni l'hanno visto così, sì, a caso, e pensano magari che sia una nostra campagna. No, è un'idea del Gabrone. Io non lo sapevo, io l'ho scoperto con questo video. Ma l'abbiamo visto in live, forse non c'eri. Non me lo ricordo, quando? Io sai da chi l'ho sentito? No? Io l'ho sentito da te. L'abbiamo visto in live, però il cervello stava una manifestazione, l'abbiamo no Green Pass, a un certo punto ha cominciato a fare no Green Bow. Era una, diciamo, un gioco di parole con no Green Pass, esatto. No Green Pass. Però il non mio era cervello contro Green Bow, il no, mio cervello, no. Il mio cervello aveva elaborato questa informazione così a buffo, e io mi ricordo che l'avevo sentita solamente da Marra in live, che tu un giorno l'avevi fatto, sì, vedere, sì, no Green Bow, sì, e mi era venuta così. E questa clip è solamente per dare i meriti a chi li deve avere, per l'appunto, cosa che abbiamo già detto. Cioè il Gabrone, dobbiamo pagare. E poi le, fa molto ridere questa clip, peraltro. Sì, sì, vai, vai. Ciao. Forse l'abbiamo vista, ma rivediamo. No, Green Bow. No, Green Bow. No, Green Bow. No, Green Bow. Ma infatti a noi ci ma ha fatto... perché non si è offeso col Gabrone, Green Bow? Ma questa cazzata fa ridere, raga. Fa a noi ci ha fatto ridere perché all'interno di una protesta, ovviamente, no Green Pass, una cosa che non c'entra niente, un po', diciamo, quasi surreale come situazione. Però, ripeto, io ci ho parlato con privato, lui mi ha detto scialla in realtà. Però, dai, evideremo, nel senso, se ti dà fastidio... Ma non lo so, credo, non voglio dire che ti dà fastidio, magari ti dà fastidio. È un meme, voglio dire, però... Da me fastidio il fatto che lui mi guardi un po' così, con tutto che ci ho parlato, ci ho fatto pure serata insieme. No, ma ho capito, sono d'accordo. Però mi dispiace che uno mi vede come questo qua, uno che mi piace per non culo. Essendo, non essendo un dissing in questo caso, ma essendo un gioco scherzoso come quello che abbiamo con Dario, con Rick Dufer, o con Ivan, eccetera, o con Don Vito, se la cosa non è da ambo le parti, non diventa più un gioco di entrambi, ma diventa una presa in giro. Sì, sì. Quindi non credo sia questo il caso, ma nel dubbio eviteremo, diciamo, di enfatizzarlo. Poi se ricapita una volta, non penso che, insomma, gli dia fastidio. Comunque, andiamo a vedere. Non mi sembra neanche nulla di grave. No, però, appunto, ma perché non è una roba contro di lui. L'ho creata unicamente come gioco di parole. Sì, 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 ma infatti, ovvio, certo, ovvio, ovvio. Ma farite per quello, appunto. Allora, qua c'è no invece Fabio Z contro Ercole, attenzione, uno scontro infernale. Tra titani. Sì. Volume. Non è cattivo, però sgrava tantissimo. No, c'è la parte prima che mi ha fatto scaricare la pausa. Qua stavano già fuori, c'è sta la parte prima di quando si sono incontrati, che l'ho linkata, è la parte tipo estratta solo della live di Ercole. Ma fatti dire che Ercole si vedeva che non voleva là, seguiva, no? Perché stavano in live entrambi. Ma mi ha spezzato in due, ti giuro, ho sputato sullo schermo l'acqua. Che Fabio Zera gli fa: ma tu al posto mio che cosa avresti fatto? Perché se immaginava Ercole, gli ha detto: ah, spaccavo tutti, non rompevo tutti. Ma non sarei sicuro diventato un centometrista. Mi ha rotto, te giuro, sì, ho sputato tutto. Ma pure in questo caso c'ha oggettivamente ragione Ercole. Cioè è stato super tranquillo pure in questo caso. E ripeto, complimenti, perché non mi aspettavo questa maturità. Cioè, inizialmente lui è arrivato su Twitch, anzi già stava su Twitch, ma comunque è venuto fuori con un certo tryharding. Per me ha capito che non gli serve. Non gli serve perché non è un coglione. A tratti aveva avuto, diciamo, dei episodi anche, non so, di mitomania, però secondo me si è un po' ridimensionato e ha capito che alla fine, forse anche vedendo il resto della gente, non mi voglio confondere con questa roba. Non voglio essere... Poi, stesso discorso, non è che se domani Ercole fa una cosa sbagliata, avete parlato bene di Ercole. Cioè, bisogna valutare fatto per fatto. Le persone non è che sono buone o cattive, a parte Beetlejuice, no, ma pure lui. Cioè, comunque aveva una sua funzione, no? Beetlejuice fatta ieri. Aveva una sua funzione, ok? Certo. Non è che il Cerbero è buono o cattivo. Il Cerbero è un'entità, un guardiano... Ma... che dice la sua. Andiamo, esistono persone che io non blasterei mai, però se contano sulle dita di una mano, cioè? e sono fuori dall'universo. Vabbè, tipo Lucia Roma, però. No, tipo Marco Chietano. È tipo voi, Rubino, Ivan, Marco, non ce la farei. Però il resto per me è tutto isolato fuori, ma anche persone che stimo particolarmente, che voglio un bene dell'anima, come può essere, che ne so, Dario, che ne so, Nanni, Panetti, Omi, ma tantissimi altri. Nel senso, se devo fare una critica, io la farei a tutti. Ma se uno non fa una critica è perché molto evidentemente non c'è niente da, da criticare, e vale pure per Ercole. Chiaro. Grazie mille. Grazie mille, cavolo. Non è cattivo, però sgrava tantissimo. Ciao nonna. Non saluti però il tuo scaldabagno preferito. Buonasera. Allora, su una cosa c'ha ragione Fabio, però. Adesso lui esagererà.
Però è vero che Ercole, per esempio, una delle cose spiacevoli che fece fu proprio dare dello scaldabagno alla France. Okay. Senza ragione okay. alcuna. Tipo, si è portata appresso pure quello scaldabagno. Poverina. Che non c'entrava niente lei. Poverina. Infatti, su questo Fabio c'ha ragione. Sì, devo, sì. devo essere sincero, io perché lì, infatti, molto spiacevole. A me non mi puoi manipolare, Fabio. Ma chi ti vuole manipolare? Non ce la fai, Fabio. Non ce la fai. Ma ce l'avessi non te lo darei, giuro. No, chiedevo se ce l'avevi, non volevo. No. Non mi puoi manipolare. Che cazzo? No. Infatti, ha fatto. Sembra tipo quello de non mi ricordo come si chiama, quello che controllava la mente in Jessica Jones. Però ho capito che intende Ercole. Voi sta sì. cosa non l'avete captata perché cioè, ma tu tutto il pezzo grazie. Tutto il pezzo iniziale di quando si incontrano e di quando camminano entrambi in live. Fabio gli faceva tutte quante domande sì, oppure ieri diceva cose palesemente un po' per strappaglia dalla bocca di Ercole cose, no? Sì. Ercole stava tutto che rispondeva in maniera proprio centellinale e quindi si riferisce a questo secondo me. No, dovresti darglielo solo per averlo fatto entrare nella tua Fabio spera nella reazione. Sì, è chiaro, sì, cioè, è palese dello sta seguendo apposta. Non gli ha dato pane per i suoi denti. Esatto. Ma sì, bullo, succederà. Cosa? Dillo anche a me, dillo anche a me. Poi, anche a me ma... Interessante, scusa se stoppo. Interessante pure. Interessante dal punto di vista cinematografico, no? Guardate l'importanza del punto di vista, no? Marco, sicuramente su questo ne sa anche più di me, no? Ci sono minimo tre live qui, quindi c'è la live di Fabio Z che riprende se stesso e una parte di Ercole. Ercole che sta parlando con un altro occhio, che è la sua live, più il Gabrone, un altro streamer. Cioè, è veramente una cosa strana se ci pensate. No, perché poi anche l'inquadratura è fighissima. Fighissima, perché io queste cose mi esalto. È per questo che poi voglio vedere pure il video di Gianluca e Donalì dall'altra prospettiva. Perché cambiando l'inquadratura, cambiando il punto di vista, cambia tutto, no? Cioè, perché tu vedi altri elementi. Vedi la postura, cioè è figo se ci pensate, però è anche drammatico da un certo punto di vista quando succedono cose spiacevoli. Vedi chi c'ha il telefono migliore. Sì. Infatti io vorrei vedere pure quando loro si incontrano per la prima volta che c'è sta la qual Games Week, intendo, per la prima volta c'è sta la clip e sì, ti giuro, una scena surreale. Sì, cioè sì. L'ho linkata e ho detto minchia, mi ha fatto proprio ridere. E poi ricordo, per chi non l'ha visto, de Blur che spera che io muoia. Vabbè. Quello è un altro discorso. Sì, dovevo essere un poliziotto. No, non sono poliziotto. Ma non so, e allora? No, cioè, no, ma no. Non lo so. Basta, andate a estinguere gli spectro, non ci interessa. Come cazzo si dice? Non è Nicio. Violazione della privacy, si leggere la chat degli altri. In realtà, secondo me, adesso per me. Cioè, per quanto troppo tempo con lui. Cioè, non andate d'accordo, ragazzi, stop. Cioè, non parlatevi neanche, inutile. Questo è solo dramma, no? La gente ci gode a vedervi voi due che criticate. Ma io non sto litigando, guarda che io stavo camminando. E tu pure a fare questa frase, non sto litigando. Io stavo camminando, Amici, non sto litigando. Ma vabbè, mi sa che la concezione della vita è un po' distorta, eh. Ragazzi, poi basta. Come se uno sta camminando, questa è una merda e gli rimane sotto la scarpa, capito? Per un tot. È la stessa, è successa la stessa cosa. Chi è che viene da uno o dall'altro, vorrei capire. Io da lui. Perché vieni da Ercole? Perché volevo parlare... Ok, di cosa? Ragazzi, detto dalla Gabrone mi sento... Dai, detto da uno di 20 anni che non ha neanche il diploma, vai. Rispondi. E quello è grave. Rispondi. A me, dai, rispondimi un po' come... Vai. No, aspetta che... Grazie dei 100... Ma perché Sam? Ma che stai... Mi ha detto che sei andato a Dubai con i tipi delle criptovalute a... Che pagliacco. Quello non è criticabile perché non mi interessa la tua vita, cioè... A me interessa quello che dice su di me, quello che fa non mi interessa lui. Va bene, mi spieghi perché. Ma no, perché insomma volevo capire perché è un ragazzo che odia a caso, cioè nessuno gli ha fatto niente, appellativi, cose, poi lui se la prende, lui insulta la mia. Senti chi parla. Ragazza. E poi dice della sua, ah oh, minchia se ti incontra. Però lui può insultare la mia, ma non sei coerente. Cosa? Io non ho detto che posso fare niente. Cosa gli hai detto su di lui? Io perché te lo sto cercando di analizzare, sto cercando di fare un po' il puttega della situazione. Ma non lo so, non lo so, cosa ho detto su di te, Fabio? Che non corrisponde alla realtà. Hai iniziato a disagio Z, scaldabama, ti sembra normale. Ah, io cosa ho detto su te che non. Z fa, cioè non è neanche intensiva, bro. Cioè, beh, è un battesimo un po'. Ma sì, ma è una cosa simpatica. Allora, per voi, per me no. Cioè, ognuno dobbiamo essere tutti uguali o dobbiamo essere. No, ci sta, è lecito che ti posso dare fastidio, assolutamente. Ok, ma lo presento da subito. Gliel'hai fatto presentare subito che ti resta fastidio. Sì, sono andato di persona a diglielo e lui. Ah no, gli ho detto minchia, smettiamola. Minchia, ripreso subito dopo. Cosa? Poi appena ripreso ho fatto anch'io la diretta. Dovrei vedermi tutti i video per capire bene perché ascoltare una parte. No, ma te lo deve dire lui cosa c'è da capire perché io non lo so. No, lui ci ha detto su di te che non corrisponde. Poi dopo che ti ho incontrato ho detto smettiamola e hai continuato. Minchia, la diretta dopo, ah minchia, niente. Non mi risponde.
qui il Gabrone top mediatore, sì, è cambiato totalmente da, sì, da, infatti dal pomeriggio. Sai che m'ha stunnato? Sì, ma questo era dopo l'intervento nella nostra live. Era il giorno dopo, come sa, sì, mi sa che era il giorno dopo, sai. Ma sembra quasi che abbia preso la carreggiata giusta, almeno di pensiero, no? Devo vedere i video, mi devo informare prima di dire una cosa. Ma che è successo? Sì, perché la sera io non c'ero ed era la sera che sono successi i fattacci, e questa qua mi sa che è la sera dopo dei fattacci, vero? Penso di sì. Comunque, vabbè, dicono anche perché non era in live, certo, ovvio. Infatti è il solito discorso che... Ah, non stava in live il Gabrone? Evidentemente c'aveva no, qua la cosa. C'aveva qua, ma forse era spenta, effettivamente. Stava in live o no? È sempre il solito buon Fabio Fibra, eh. Nessuno esiste se le telecamere non sono accese. Purtroppo è così. Ma andiamo avanti. Però sai che in parte l'ho vissuta pure io era quando live, ho fatto la prima... So, vabbè. Ma sai che in parte l'ho vissuta pure io, okay, quando ho allora fatto top la prima live IRL il primo giorno, quando sono entrato là nello stand dove c'era Masseo e Power. Sì. Io PD mi sentivo a disagio nel fatto che li dovevo inquadrare. Mi sentivo a disagio il fatto che li dovevo inquadrare perché comunque è content, no? Sì. Non lo so, ho avvertito quella cosa un po' di disagio, ma allo stesso tempo quella cosa le disto in live, devo. Sì. Ok? Io quando ho staccato la live sono riandato lì. Ed è come se l'ho incontrati per la prima volta. Poi ci ho riparlato proprio, ciao, stavo in live, e ci ho riparlato. Quindi io lo capisco anche il Gabrone, ma è una sensazione che io per Dio ho vissuto in quella live, ma che prima non mi era mai successo. Il fatto che uno metta quindi comunque... posso capirlo. Sì, sì. Però tu sbagli quando, e dico tu in generale, quando poi veicoli tutta quanta la cosa del far content e poi tiri fuori in merda. Ma infatti, cosa che è successa a merda mezzo limite, due volte con tutti questi. Chiunque accende una videocamera ovviamente resta. Ok, più o meno. Poi con le live molto lunghe questa cosa magari si è un po' diciamo è un po' venuta a meno, nel senso che metti poi più parti di te, ma comunque hai sempre un filtro perché stai davanti a una videocamera, questo è ovvio. Certo che poi quel filtro non deve portarti a fare delle cose esagerate in funzione della videocamera, perché come abbiamo visto sono successi pure o reati o comunque fatti gravi o episodi che fai soltanto con la telecamera, ma non è una giustificazione, è un aggravante al massimo. Comunque andiamo avanti. Poi secondo me comunque per loro ancora non hanno streamato abbastanza tempo, magari come noi che abbiamo un po' abbattuto la nostra gimmick. Sì, ok, cioè per noi è stata anche una scelta, almeno pure per quanto mi riguarda, mi ero stufato. Ma sì. Non è sostenibile per quanto mi riguarda. Cioè io ero molto stressante. Gimmick all'inizio, ma tutti penso, perché ovviamente tu pensi hai questa stupida che spero che poi le nuove generazioni capiscano l'impossibilità di mantenere questa facciata perennemente, perché tu hai questa stupida concezione basata sul fatto che tu possa controllare qualsiasi contenuto sia online e quindi la tua presenza online. Non è così. Puoi farlo solo se sei Achille Lauro e ti danno quei 4 minuti che diventano virali, centellinati, ma non in live, non soprattutto con un contenuto, cioè se mo Achille Lauro aprisse un podcast e dovesse parlare 3 ore al giorno, non potrebbe mantenere la gimmick. Certo, per dire. Soprattutto poi se vai in RL becchi anche altre persone, quindi subentrano anche devi rapporti interagire, interpersonali. Andiamo. Ma cosa ho detto io su di te che non corrispondeva? Dopo che ti ho incontrato hai detto mica ancora scaldabagno, mica sei disagioso, perché hai continuato? E io poi ho fatto la risposta perché ero stanco, io ti ho chiesto cosa ho detto su di te che non corrisponde alla realtà. Ma l'ho capita la battuta, Marco, non sono mica scemo. Io ti ho fatto una domanda. Pippega bella Pippega, l'ho beccato prima, ma non so cosa è successo con Pippega e me. Non voglio parlare di Danny, assolutamente. Danny Ateca, non c'è ricordo il nome. Chi è? Pippo. Ah, sto male. Niente, le domande scomode non risponde Fabio. No, sono cazzi miei, non è che io rispondo. Ma che senso? Danny e Pippo, in che senso? Pippo si chiama Danny, ma incredibile, ma vero. Non è lo stesso Danny che ha picchiato. Ah, ok. Nessuno lo sa, tipo. Ma lei è tutto bullismo. Hai detto pure se te piace la carne a me il pesce, bullismo credo sulla carne, capito? Giorgione il grassone, hai perfettamente ragione, secondo me. Che cosa ha detto? Oh mio, ti cazzi tu. Un bambino 18enne, un pelato e crassista, fare un film, onesto. Vero, ha ragione lui. Che poi non sono pelato comunque. È vero. Perciò me la puoi succare. Sto lavorando, scusa. Vabbè. Sì, è nasca. Essenzialmente questo, sì, dai, sì, tanto sì, non è che c'è altro. Vediamo Social Boom a sto punto, perché ho visto una clip, chiudilo questo se non capiamo più un cazzo, una clip assurda di lui che intanto entra al Games Week, non so se sia vero o falso, poi un racconto su in stream, senza il biglietto ma col biglietto del giorno prima,
cercando di eludere i controlli, e a un certo punto viene fermato da un agente col tesserino che si vede in live e si stacca la live lì. Per me... Io inizialmente pensavo che fosse una roba programmata, perché mi sembrava pure mezzo finto il tesserino, insomma, distintivo. E poi in realtà ho scoperto, perché l'ha raccontato, che non è stato fermato per avere eluso, diciamo, le misure di entrata al Games Week, bensì per questo Green Pass falso. A me queste sue cose sono la cosa che mi sta più sul cazzo, sì. Perché uno che si vanta dalla mattina alla sera di quanto fattura non può permettersi di fare ervento, di non pagare. Ma lui ti risponde, io lo faccio per il content, non è che giustificazione. Cazzata. Ma però guarda, io stando là ero completamente e continuamente aggiornato, perché tipo mi si avvicinavano persone, mo senza far nomi, pure sì. Ragazzi in live, pure uno in live IRL che ha mutato la live per riferirmi una cosa che era in parte vera, in parte falsa. Io la prima cosa che ho saputo è, come vale il nome, mi arriva, per metterlo in mezzo più che altro, ma mi arriva sto streamer IRL, mette il muto e mi fa: ma è vero che hanno arrestato Social Boom perché ha rubato una cosa perché in uno stand? Perché si era vista pure sta cosa. E io ho detto, io non so un cazzo, minchia, ma davvero l'hanno arrestato? Che l'hanno arrestato sicuro? E dico, poi greve. Posso dire una cosa? E ma... io andando in giro, stavo con Anna in quel momento, poi dopo stavo col Pippega, mi sembra, e... non vorrei sbagliare, e ogni tanto ci arrivava qualche informazione così. E mo la, della versione completa io la so. Okay. E comunque poi però ho un po' collegato i fili. Quello che voglio dire io, no? Anche sulla base di ciò che vi dicevo prima, cioè una riflessione dopo tutti questi fatti. Allora, Twitch magari già un anno fa, due anni fa era anche meno conosciuto. Adesso che comunque è molto più mainstream in Italia, ma veramente sei così stupido da commettere illeciti in live? Lui cioè, non ha rubato niente però, da quello che ho saputo io. Non quello. No, perché lo sta tipo la chat, minchia capo, pure rubato. No. Da quello che ho saputo io, poi comunque lasciamo sempre i punti interrogativi, perché quello che so io è riferito da altri, quindi lascia il tempo che trova, la roba, tipo delle orecchiette rubate da ragazzi che stavano con lui, quindi non lui, suoi amici. Ok, questa cosa, se uno fa una cosa in live grave, figuriamoci cosa fa off live, è questa oppure la cosa. Oppure no. Potrebbe essere anche il contrario. In questo caso è follia pura. Non è follia, è ciò che ti porta... una piattaforma senza regolamentazione. Alla perché follia. Se tu sei costretto, ma quante volte l'abbiamo detta sta cosa? Due anni fa. Se sei costretto sempre ad alzare l'asticella, che fu una delle prime critiche ad Ercole, tra l'altro, e al Gabrone, se sei sempre portato ad alzare l'asticella per farti notare, cosa che dicemmo anche sui rapper tipo Jordan Baby eccetera, che devo saltare sulle macchine della polizia per farmi notare, è ovvio che a un certo punto finiscono le cose strambe da fare, non è più l'intervistina un po' piccantina, a un certo punto diventa salgo sul bancone rubando le patatine come Donna Lee, imbruttisco ai vecchi, falsifico il Green Pass, salto il controllo, eludo il controllo del Games Week perché è content. Dovrebbe essere più severo Twitch allora. Ma questo punto, a questo punto sì, perché poi se no si creano sti precedenti ed un futuro streamer giustamente potrebbe dire: ma perché io devo farmi il culo quando Donna Lee fa 10k facendo queste cose? Quindi, con tutto che io ripeto, sono contrario all'idea del ban da una piattaforma. Se è una piattaforma che ti permette di monetizzare, diventare anche partner o comunque affiliato e ricevere soldi, se commetti illeciti di questo tipo, è ovvio che deve sanzionare, altrimenti diventa un mercato senza regolamentazione, ok? Tant'è che infatti pure all'epoca dicemmo il fatto delle pool stream, non perché contrario al principio, a differenza di questo caso, ma perché si creano poi dei precedenti strani e quindi che succede? Che tutte vogliono fare quel contenuto erotico e allora diventa un'altra piattaforma e servono altre norme, è sempre lì il punto. Poi se da domani Twitch dice basta ban, fate come cazzo vi pare, a me che cazzo me ne frega, è una scelta loro, però bisogna essere chiari, che cazzo è Twitch, è come YouTube che al massimo ti può bannare un video se c'è violenza, sessualità eccetera, però non si prende responsabilità diretta, oppure è una piattaforma che ha delle regole affinché ma si rispetti un codice già, interno che vale per tutti? Già ci sono, già c'è questa regola sì. Su Twitch ed è bisogna, anche l'applicazione della bisogna regola. Seguire il codice civile e penale del paese in cui si risiede, quello sicuro, dove quello si fanno sicuro. Le live. Ma già c'è. E allora persone, allora guarda che Social Boom si è abbassato allo stesso livello di Donna Lee. Ma poi la cosa più grave è che ha rischiato pure di mettere in mezzo quel tizio che gli apparteneva il Green Pass. Perché la cosa più grave è che quel tizio là che lui aveva il Green Pass stava in quarantena. Però lui usando COVID. Quel... Sì. Madonna.
Madonna. Però lui, usando quel Green Pass, cioè segnala il fatto che quel tizio c'ha il Covid ma sta in giro. Infatti sì, mi sembra che è una certa. No, sta nei link. Ma a una certa lui chiama sto tizio, questa, quasi come per di dai, mo lo chiamo e tutto quanto a posto. E lui non lo sa. E quello gli fa: guarda, zì, che te per me ma rischiano di mettere nei casini. Io sto in quarantena. La solita figura di merda al telefono, come qualcosa, con quel manager, come si chiamava. Quindi io dico: no, ma Marco, no. Ma come cazzo fate? Cioè, nel senso, dona lì. Social boom, penso che si senta intorno tipo un'aura di imbannibilità. Ah, lui, perché scusami, dona lì. Va contro la legge perma, social boom sta rischiando il ban. Social boom ha usato un Green Pass non suo, ma non solo, di una persona che attualmente ha il Covid. Sì. Fantastico. Andiamo a vedere il contributo. Poi, se sbaglio, prego, scrivetemelo, ci sono i link. Due settimane, è uscita fuori la notizia, due settimane. Diceva che Donalì era una brava persona, quindi ci sta che lo imiti e si comporti con lui. Ma sì, non ha fatto niente di male. Lui l'ha detto esplicitamente, ha detto Twitch è questo, ragazzi. Ah, due settimane, buono, dai, sono contento. Sai, pensavo che fosse la mia concezione di Twitch è questa. Tryhardare, fondamentalmente. Vabbè. Okay. Se Social Boom dice che una persona è una brava persona, di legge e legalità, sono curioso però di sapere se questa è quella. Ma del Simone Twitch ha detto bene che comunque Twitch sottosta alle regole della nazione, ma la cosa importante è anche l'applicazione delle regole, perché durante il nostro stream day dicemmo che c'è una moderazione che non è preparata e soprattutto sono troppo pochi per questo motivo. Andiamo. Green Pass di Don Vito. E poi bannano per una battuta, sì. Cioè, ripeto. Certo che sono contento, ragazzi, ma io l'ho detto anche lì davanti a loro. Ma scusa, ma io quando parlo, secondo voi, do aria alla bocca, porco il demonio? Io l'ho detto lì, li ho anche indicati. Infatti a una certa ho detto io ho fatto il malocchio, perché ho indicato Donalì, ho indicato Social Boom, ho indicato il gabrone. Io stavo pensando, io ho fatto il malocchio, no, speriamo di no. Ve lo ripeto, io spero che questi personaggi stiano sul web per più tempo possibile, perché se me levate loro e non solo loro, è come se io muoia. Un mondo triste. È come Batman e Joker. Cioè, ma le follie non me li potete levare. Le follie delle Games Week non sono finite. Vediamo adesso Social Boom che entra senza il biglietto del giorno prima. Ma che cazzo rispondo fai? Velocemente, no, ragazzi, oggi non sto in live da Dario per Schitt's Creek. Erano due live. Sì, abbiamo fatto due live. Questa è singola. Andiamo. Ok, ora devo superare, ragazzi, tre controlli. Sarà il primo, credo di riuscire a sorpassarlo in chill. Mi preoccupa l'ultimo, che è quello più rigido, diciamo. 1000 bit, bro. Grazie. International Alberto, grande. Grande Alberto, grazie. Grande Albertino. Devo inventare. Cioè, lui sta streamando, sì, e pubblicando, sì, il suo processo mentale per commettere un illecito. Esatto. Farmi qualcosa e ho già una mezza idea. Lasciamo le dita, raga. Prego, prego. Gruppo staff, sì, ce l'abbiamo una risposta. Ah, cioè già l'abbiamo, già non dobbiamo andare sul gruppo staff. No, c'è, quindi il video che lui, dove lui mostra tutto, anche diciamo i fogli del fermo, i fogli lavorativi dell'arresto, sì, imbrattati. Imbrattati. Grazie, bro. Grazie a te, bello. Buon lavoro. Pandemia su YouTube. L'aveva fatto, il primo, ragazzi, che andava super. Ciao, vai, metti tutto dentro. Aeroporto. Sì. Telefono. Solo Silvia, lo sai detto, puoi mettermelo sotto lì? Nel rullo, vai. Sì, perfetto, venga pure. A posto. Che c'ho? Magari ha le chiavi? Non capisco, dicevate che live è un'altra roba, bellissimo. Bravo, valla di a quelli di YouTube. Ok? A posto. A posto, grazie. Allora, non siamo ancora dentro, state calmi, non siamo ancora dentro, state molto calmi, raga. Siamo primo ancora controllo. Soltanto al questo è il primo controllo, sì. Questo è quello easy, poi ci stanno i tornelli. Qua sì, ti chiedono il Green Pass e te fanno fare il coso là del metal detector, sì, il rullo per gli oggetti, sì, che sì, trasporti. L'aeroporto, direi. Al primo, calmi. 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Plus, modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video evoluto, sistema a doppia fotocamera da 12 mp, rendendolo in ultra grand'angolo fino a 19 ore di riproduzione video. Questa è la via che si percorre tra un ingresso e l'altro. Qua bisogna andare sempre dritto, poi ci stanno delle scalette mobili. Non so se è andato là diretto, delle scalette mobili. Poi ci sono altri tornelli e là ti chiedono solo il QR del biglietto. Sì, okay, sì. Lo ricordo bene. LOL è il biglietto di... Qui all'aperto comunque. Senti che dice? Sì, si può fumare. No, metti indietro.
LOL è il biglietto di venerdì. Ah, ok. Okay, X Factor, raga. Ok, adesso c'è l'altro controllo che è quello. Cioè, se fosse una serie TV, direi: ah, sì, che taglio. Sì, però è il mondo reale, capito? Farebbe... Alla fine è farò furto se vai a vedere. Sì. Cioè, non paghi l'ingresso. Truffa, sì. L'ultimo ed è quello più complicato. Qua, raga, dobbiamo fare un attimo. Dice una cosa pure brutta, tra l'altro. La giocata. Il terzo controllo. Se riusciamo a fare la giocata qua, però, siamo dentro. Il problema, ripetiamo sempre, è che i bambini vedono questo come un film, un cartone animato. Sì. È per questo che incitano. Oddio, problema. Se fosse realmente così, non sarebbe un problema. Sì, non restato. Lo vedono come un film, quello è il punto. No, il fatto che giustifichino e che incitino, okay, mi fa intuire, sì, che non lo vedono come il mondo reale. Però ti dirò di più, con conseguenze. Se così fosse, ah ok, questo è importante, certo, distinguere la realtà dalla finzione. Però se per loro fosse un atto di consapevolezza constatare che sto guardando questo come guardo una serie TV, ma non imiterei mai questi comportamenti nella vita reale, sarebbe ottimo. Sarebbe ottimo, sì, però purtroppo non per giustificarlo, sì, sì. Però dici, me lo guardo come intrattenimento, ma io non farei mai una roba del genere. È quello che cerchiamo anche di fare qui al Cerbero, perché sì, al letto di a quella conclusione ci arrivi sia se lo percepisci come mondo reale sia no. Certo, no, è vero, diciamo che uno può viverlo con distacco a patto che sia consapevole. Eh sì. Consapevole della distinzione tra realtà e finzione. Quello è importante. È quello che cerchiamo, certo, di fare da tanto tempo, mo, al netto delle critiche che possiamo, che ci possono, insomma, rivolgere giustamente. Però questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare, cioè criticare facendo delle distinzioni. Aspetta, che l'hanno beccato, quindi almeno un messaggio positivo è passato, sì, per chi lo seguiva. Ma perché, dice, come dicevo Marco, Twitch hanno snicciato. Sì, hanno snicciato, ma poi al di là di quello, Twitch non è più un mondo piccolo, relegato ai gamer o a poca gente che fa irle, fa due chiacchiere, sconosciuto dal mondo reale. Come l'inizio di internet, no? Mm-hmm. Dove non c'era nessun tipo di regolamentazione. Bellissimo. Adesso, almeno in Italia, abbiamo cominciato a capire che certe cose hanno effetto sul mondo reale. Perché qua i soldi sono arrivati a qualcuno, ok? Se fai altre cose, rompi i coglioni ad una barista dicendole stai zitta, mi prendo le patatine, me le rubo, poi lo faremo vedere, del buon Donalì, andiamo. Grevissimo. Hai già fatto il passo? Sì, ma sto andando in macchina a prendere l'insulina, che sono diabetico io. No, ah, grazie, che pezzo di merda. Io non sapevo che non si può. Perché l'ha detto? Per entrare, perché lui non aveva il biglietto e tu non puoi rientrare quando esci, ok? Sì. Lui dice, non lo sapevo, sono andato a prendere l'insulina. Se finto diabete, che c'è una malattia grave. Sì, per fare pena entrare. Capito? Mazza. Che vergogna. Questa è una cosa molto grave, ovviamente, per le persone affette, sì, da diabete. Ma è diabetico, magari? Ma no. Bella, non terrificante, ragazzi. No. A me non tocca, però immagino che una persona afflitta. Io ho avuto una ragazza per molti anni, la mia unica ragazza prima di Alex, cioè il diabete. Andava in giro col cosino qui specifico, cioè, non è... Ma era una balena? No. No, sono diabetico io. Grazie, scusami. Non sapevo che non si poteva rientrare, scusami. No. Grazie. E si gode, raga, e siamo dentro, sì, vai, bro. Veloce, però, che ho appena fatto l'entrata abusiva. Ciao, bro, scusami. Porco due, corri, che si gode. Vabbè, corri. Anche se avesse il diabete, non lo so, comunque sia, non è vero, ovviamente, ce l'avete visto, sì, è una scusa. Era stato comunque come scusa. È la stessa roba, ma non lo so se è il diabete o meno, ma in generale non è vero. Cioè, sì, quel se ce l'hai anche peggio. Sì, vabbè, non me va a interrompere. Strumentalizzi comunque una cosa. Però avrei potuto argomentare, ma non strumentalizzi una cosa puntando sul pietismo, ok? O sulla comprensione di una persona che capisce una dinamica seria e non ce l'ha in quel momento, non è vero. Ragazzi, l'ho detto, le persone nascono con due doti. I muscoli o il cervello, io non ce l'ho nessuna delle due, però sono creativo. No, lo stand di Clash c'è veramente, non di Clash Royale, di Clash... Sì. Greve, guarda un po' sulla sinistra. Lo sceriffo, sì, sceriffo. Ma io ragazzi, quando l'ho visto, ho detto: no, ma è un troll. Sarà un amico suo. No, era vero. Era invece vero. Era vero. Perché uno spettatore di Social Digos. Boom ha chiamato la fiera e gli ha detto: proprio tizio, sta facendo questo e questo. Ma sta certo, lì. Ma c'è la live e poi. E puoi controllare. Lo sono andati a PA proprio. Lo sono andati proprio a prelevare. Cioè, guardate il momento. No, niente insulti, ragazzi, bravo Gabriele. Sì, posso mutare? Posso subito mutare. Che non fa la figura. Piatelo, sì, è partito di buon piatelo. Pure per fa content, perché effettivamente dicevo,
c'è la polizia, riprendo. Sì, sì. Ripeto, il solito discorso, potresti riprenderti, ma in questo caso non puoi perché sei in live, quindi puoi riprenderti se ti ferma la polizia, ma lo devi tenere per te, è vietata la pubblicazione, in questo caso, essendo in live, è già una pubblicazione. Ma poi ha fatto ridere perché ci stavano altri ragazzi in live, e tipo sta notizia veniva spammata in tutte quante le live dei tizi che stavano lì, e io ogni tanto sentivo gente che diceva, hanno arrestato il sorcio, e non, no, e non capivo, no, ragazzi, sto riferendo, che cazzo ne so. Il passaparola. Io stavo seduto su un divano, mi scrivono in chat le persone, hanno arrestato il sorcio, tipo, e là ancora non avevo capito. Sorcio al boom. Poi dopo 20 minuti mi è stata detta la versione, vabbè, insomma. Il sorcio. Avanti. Ah no, l'ha mutato lui e poi si stoppa la live, sì. Ha preso proprio lui, mi sa. Massimo esperto di Streamlabs. È uno streamer in realtà. Segue il Cerbero, è una guardia come noi. E qua finisce la live, poi si stoppa. Allora, c'è la sua live dove spiega sta cosa. Sì. E dice che l'hanno arrestato proprio. Allora, chiudi qua. Dovrebbe essere questo. Racconta l'arresto. Anche noi lo speriamo. Mia, che giornata di merda. Cioè, voi non potete capire. Ora vi racconto tutto. Letteralmente, raga, oggi mi hanno messo dentro. Cioè, non so, ero in una cella. Sono dei fogli per dimostrare che non sto dicendo cazzate, perché so già che come funziona il web. È 1.25, raga. Questo però è, non è che c'ho i fogli, c'ho il... Ce ne stanno anche altri, poi la messa, c'ho il libro, raga. Mi hanno fatto i promessi sposi, praticamente, la Bibbia, qua. C'ho quanti? 1, 2, 6, 7, 8, 9. A questo giro di chi è la colpa? Di un infame fra di voi, in realtà. Ridendo e scherzando, è veramente colpa di un infame fra di voi. Cioè, la colpa è dell'infame, capito? Cioè, non è di lui che non rispetta la legge dello Stato dove vive, come sta scritto sulle regole anche della piattaforma dove lavori. No, assolutamente. Perché lui la vede con la mentalità street, capito? Sì, vuole fare gangsta, voi siete infame. Snicciato. È infame. Stavi live. Cioè, non è che manca a dire, capito? Hanno rivelato un oscuro segreto. Stavi live. Cioè... È proprio stupido il pensiero, al di là del fatto che siano illeciti. Si ricollega alle strane frasi che aveva detto comunque sulle sue teorie, sulla legge, sulla giustizia, su quello che bisogna fare se uno degredisce. Che poi, regà, come facevano i bulli, come hanno provato a fare i bulli con Gianluca, e lui si è sempre lamentato che gli avevano menato Elia, e tutti ridevano. Questo è vero quello che dice il chat, non gliene frega niente, è una medaglia per lui come per Corona. Sì, ma infatti è il suo maestro. Beh, andiamo. Coppa medaglia. Se lui è contento. Sì, sono stampati da internet. No, aspetta che ve lo metto in on questura di Milano. Ib a no, sru, no, non ha alcun senso. Sdrumo. A pubblica sicurezza. Se è cirillico, credo. Sì. È una lingua strana. Esperanto. Dai che specchio. Il problema è stato il Green Pass. Reversini. Perché? Perché sono stato un coglione e ho fatto una bella una camper 2. Ciao. Ha messo. Ora vi racconto. Bella pure ai mercanti. Allora, vi faccio vedere al volo perché e forse faremo una live musicale questo sabato alle 15. Oh, se riusciamo, ci stiamo già preorganizzando. Bello. In mente lo dico. Si è perso il momento preciso in cui sono arrivati i poliziotti in borghese. Che ci mandi il controllo perché praticamente uno della chat ha chiamato la polizia, ha proprio alzato il telefono, ha chiamato la polizia e ha detto: questa persona qui ha un green pass finto, i documenti falsi e non ha pagato il biglietto, andatelo a perquisire. Una persona civile, quindi. E ora io, raga, capisco finché si ride e si scherza, però non è un po' questo cioè, dicono a me snitch, io non ho mai fatto niente a nessuno, non ho mai denunciato mai niente, ma queste sono le robe da infami, raga. Vedete quando io l'altra volta mi sono incazzato sul discorso della denuncia, eccetera, non sono uno snitch, che lui... aveva fatto passare non facciamo passare il messaggio che lui ha fatto passare il messaggio che è chi denuncia è un infame a proposito di Elia, certo. Ma qui il caso non è specifico. Discorso di infame, è un discorso di giustizia, stronzo. E qua te lo dico, il fan che ha chiamato non è uno snitch, un infame, è una persona che magari ha avuto un senso di giustizia, ha pensato a tutte le altre persone stronze che hanno dovuto pagare il biglietto, magari pure lui stesso, e vede un social boom che, ripeto, sempre a vantarsi di quanto lui è facoltoso, io ti compro a te, c'ho i dipendenti, c'ho le aziende, non vuole pagare quanto 7 euro per fare del content. Ha fatto benissimo, non è un discorso di infamia. Ci poteva avere pure il Covid, magari. Cioè.
In teoria lui compariva come persona col Covid a piede libero, cioè, in quarantena. Sì, quello, cioè, anche quello, anche quello. Ah, poi mi ha fatto l'invento, cioè, devo raccontare questo piccolo video sul fatto me lo compro. Ho creato una gag all'Absolute Stand, arriva a Terenas, io vado da Terenas, off live questo, c'era Social Boom in live, Omi in live, Chris Laway in live, non so chi altro in live, sta Mutti lì, Gaia Clerici pure. Beh. E... vado da Terenas, gli ho fatto: scusa Terenas, ti posso presentare una persona rispettabilissima per una cosa lavorativa? Ma chi? Ho fatto Social Boom. Ma va là, ma va là. E si è tipo girato, no? Sì. Però già ci avevo parlato con Terenas, c'ero stato salutato e tutto. Vado da Social Boom io e faccio lo snitch, lui stava in live, gli faccio: sono andato da Terenas, mi ha detto così, così, così. Okay. E lui fa: ma va, che prendo io me lo compro, ha detto tipo le sue cose là, quelle là. Ma quindi è veramente... stava in live Social Boom, quindi è pubblico, non è che sto raccontando cose private. Ma quindi è veramente simpatico Terenas? Ah, ci ho parlato 10 secondi, l'ho visto un po' stunnato quando sono andato è stato civile e simpatico. Ho fatto una domanda semplicissima, diciamo che è arrivato il sottotesto. In maniera esaustiva. È arrivato il sottotesto. Ti ho risposto una domanda molto simile, quando l'ho salutato, quando l'ho salutato un po' Len Clean, come la canzone di Kingdom Hearts, proprio clean. L'ho visto estremamente stunnato quando l'ho salutato. Ci ho parlato 2 minuti e è stato molto gentile. De gentile, ok, andiamo avanti. Boh, secondo me ci sta a ridere e scherzare tutto, raga, però c'è un limite secondo me alle cose. Cioè, soprattutto, cioè, dai, lo sapete, figa, è una roba che non fa del male a nessuno, se ci pensi, perché sono tutti vaccinati. No. Ah, scusate, perché mi dite di leggere Telegram. Ho chiesto al gruppo staff, mi hanno mandato un messaggio qua in chat, sono stato... uno dei due che lo ha denunciato, potrei raccontare? No, vabbè, non serve. No, no, non è che stiamo a fare inchiesta, cioè, si è capito. Tanto quello l'ha che detto già, non è che c'è qualcosa da scoprire. No, cioè, magari voleva spiegare le motivazioni. Vabbè, per far capire che è un infame. Adesso non siamo pronti. Comunque. Ma lo sappiamo che non sei un infame, tranquillo. Guarda, se vuoi levarti questa nomina che ti ha dato lo stesso social, scrivi a social. Fai un video su YouTube e lo guarderemo. Andiamo. Andiamo avanti. No, più che altro non c'è il tempo, cioè abbiamo altre cose da vedere. E per entrare per il Green Pass, quindi non è che. È sicuramente sbagliato, eh. È sicuramente sbagliato. Infatti. Che okay, mi fa tagliare la sua chat. VIP al tizio che l'ha snicciato. Vabbè, ora la tua chat fa ride comunque. Sì, sì, vabbè, sì. Lui dice sempre: ma la mia chat è così, no? Sì, mi fa gli scherzetti. Giusto così ragazzi. Ero io. E sono stato un coglione. Però, cioè, è veramente una roba. Ha detto: da non facevo del male a nessuno. Simile. Cioè. Però ha detto sono stato un coglione, A me personalmente ha riconosciuto. Ma è convinto che non fanno non del male pagando, a nessuno. Entrando in un posto non pagando il biglietto, fai del male a tutte le persone che l'hanno pagato. Game Pass, senza tampone. E per il discorso Game Pass hai fatto del male a quello che c'ha il Covid e gli ha fatto rischiare la galera. Ma pure perché non ti sei fatto un tampone te, poteva avere il Covid in teoria. Lui bastava farsi un tampone e dimostrava che non... No, sì, ma lui lo dice che io ho visto la versione completa di questo video. Lui dice: io avevo il tampone scaduto e non avevo il tempo di farmi un altro tampone. Ci sono 20 minuti, ci vuole. Che ho visto proprio il video. Ma non è che c'è la scadenza, cioè Games Week è tutto il giorno. Infatti, vabbè, comunque, io riferisco. Non è che dici c'è un treno, no? Come altra volta. Vabbè, andiamo avanti. Vergognoso. Non me ne frega un cazzo. Ma perché non me ne frega un cazzo? Perché tu che fai una cosa del genere e tu che godi per una cosa del genere sei letteralmente una persona che oggettivamente parlando non è appagata dalla vita. Perché io non credo che le persone appagate della vita o comunque soddisfatte di quello che fanno, prendi un Jeff Bezos, prendi un Elon Musk, ma anche gente un po' più nel piccolo, no? Io stesso mi reputo appagato dalla mia vita, infatti non fai la chiamata dicendo ai poliziotti e andatela a controllare. Aspetta, ma che era sto paragone? Collegato che Elon Musk è felice e non denuncia, i ricchi... Ma grandi imprenditori non denunciano, grazie. Follia pura. Credo abbia detto questo. Cioè, anzi, gli unici che usufruiscono del sistema legale è proprio chi se lo può permettere. Quindi che cazzo sta dicendo? Sono proprio i poveri che stanno in difficoltà quando subiscono un torto. Bezos non denuncia nessuno. Sei un cazzo del mondo proprio. Cazzo d'universo vive. A parte che i multinazionali ci hanno puttanate. Ma perché lui effettivamente crede di essere un grande imprenditore. Lui purtroppo ha questo piccolo problema interno. Però vabbè, insomma, è l'Elon Musk italiano. Diciamo. C'ha la sindrome di Berlusca. Ma lasciamogli le sue convinzioni. Chi sono io per distruggerle? Andiamo. Bezos non è uno snitch. Sì. Questa è la morale. Se la tua vita è una merda oggi, lo è anche domani. E anche dopodomani. Ma pure se mi avessero preso e manganellato, la tua vita continuava a essere una merda. Cioè, io capisco che non c'è limite all'invidia, ragazzi, ma se volete migliorare la vostra condizione esistenziale, volete un lavoro migliore, volete più soldi, volete più libertà, volete una tipa più figa, non dovete incazzarvi con chi magari riesce a fare quello che voi vorreste fare, ad avere magari un lavoro di un certo tipo, un po' di fama sul web, robe così.
Non che siano bisogna vedere pure perché non ha un lavoro e un fallito. Bisogna pure vedere come costruisci questa carriera, però. O come la porti avanti. Rilevanti nella vita, secondo me. Però vabbè, non ci ho mai preso. Io ci ho preso le botte, ci ho preso mille problemi. Mai chiamato la polizia, mai denunciato nessuno, mai dato problemi ad altre persone, neanche quando lo davano a me. Ricordiamoci questi. Io il nome del tipo lo so. Non faccio cazzate tipo. Lo dice come un vanto, ma è tipo una cosa anche, sbagliata. Ma anche okay. Che lo sai, che cazzo fai? Marco che cazzo fai? Io dov'è ma che è sta minaccetta? Lo so. Eh? Tipo minaccia, io dov'è il tipo lo no, so. No, il nome del tipo. Appunto, il nome. È mentalità mafiosa. È lo stesso motivo per il quale lui non ha denunciato Elia. Sì, capito? Sì, sì, perché però se uno denuncia l'infame sì. E si beccherà quello sì, che sì, si ma merita. Ma quello che ho contestato in quella live, poi lui è pure libero di non denunciare gli altri. Ma non è che se un altro te denuncia allora è una merda o tu il nome di lui lo so, non farò niente perché sono buono. Perlomeno è coerente con la mentalità del cazzo che ha avuto pure quando ci abbiamo parlato a casa sua. Sì, ma questa è la sua idea del mondo, per me però distorta. Però fa ride. Ragazzi, occhio, io so il nome del tizio che ha contattato le autorità perché io ho infranto la legge. Sì, sì, infatti, che cazzo fai? Ti dai sui denti. Ok. Ragazzi, gli screen sul gruppo Telegram, io leggo solo quelli nel gruppo staff, non posso leggere un intero gruppo Dato Telegram. Dato che lui è convinto quindi, che... Quindi, scusami un attimo, moderatori, se c'è qualcosa di importante me lo mandate lì, grazie. Dato che lui è convinto che se denunciasse Elia, che se avesse denunciato Elia avrebbe avuto delle ripercussioni, perché secondo lui il mondo funziona così, lui dovrà far avere delle ripercussioni a chi ha denunciato lui. Poi... Tutto torna, no? L'unica ripercussione, mentalità del cazzo. L'unica ripercussione che puoi creare in tal senso alla persona, cioè che la persona può avere, sono fuori dalla legalità, immagino. Perché legalmente non ha fatto nulla di sbagliato. Appunto, sono proprio è scontato che siano fuori dalla legalità per il contesto però di cui stiamo parlando. È una roba di merda, anche perché poi con questo tipo di discorso che vuoi fare, disincentivare altre denunce... Quindi se lo rifaccio, però attenti, perché stavolta è andata bene al tizio, ma la prossima. No, è proprio un discorso incivile. Sì, ma chiaro. La Mad Max. Andiamo avanti. Robe vendicative e cose così. Però zi, rimani un coglione, mi dispiace. Cioè, ma lo dico per te, perché sai qual è la differenza? Io domani mi sveglio e sto bene con me stesso. Tu domani ti svegli e rimani un coglione, un povero scemo. C'hai stomaco, cioè, guardate allo specchio e essere fiero di quello che fai. No! Vabbè, complimenti. No! Nel senso... Top. Allora, per me questo, quando una persona dice questa frase, è lo stesso discorso di quando uno dice io sono una brava persona. Cioè quelli che devono ribadire che io mi guardo allo specchio bene, devono ribadire che vanno a letto tranquilli, sono quelli che non lo fanno, perché chi va veramente a letto tranquillo e si guarda allo specchio manco ci pensa dove di ste cose. E ripeto, è scontato, per supportare capito? Il discorso, il discorso che facevo prima, io ste cose già gliele avevo dette live a Social Boom, cari miei. Sì. Quindi che nessuno... Provi ad intaccare la mia onestà intellettuale o la mia coerenza. Mai più! Mai più! Andiamo. Perché tu quando ti guardi allo specchio... No, mi faccio schifo. No, però non ce l'ho i specchi. Troppo autocriti. Questa è la differenza. Questi poliziotti mi fermano. Io chiaramente avevo il Green Pass che non era mio. E ho fatto il... Chiaramente! Chiaramente! Il Green Pass e il biglietto... Per colpa vostra. A nome di un'altra persona. Perché il tampone mi era scaduto e quindi bon... non volevo rifarmi un altro perché non facevo neanche in tempo con le tempistiche e avevo il green pass del trainer. Lui non ne sapeva nulla e infatti scusa, ma comunque non succederà niente al trainer perché mi sono preso tutte quante le colpe. Infatti sono stato denunciato anche per furto di identità e sostituzione di persona. Perché vabbè, giustamente il trainer non c'entra un cazzo, quindi è giusto che non io non sono uno che mette in merda le persone e quindi vabbè, sto biglietto del Games Week lo pagherà tipo 2000 euro di multa. No, molto meno purtroppo. Guarda che, allora, mi ricordo che uscirono, ho fatto un po' un calcolo, no? Tipo le sanzioni se appunto usi un Green Pass falso. Ok. Se non erro vanno sui 500 euro. Lo chiederemo domani ad Angelo Greco. Che potrei sbagliarmi, domani chiederemo ad Angelo Greco. Di cosa rischia e che cosa... Assolutamente però, sommando le varie cose che ha fatto, secondo me una sommetta. Sicuramente più di quanto costa il biglietto? 22 euro. Più dei 22 euro sicuro. Vabbè, andiamo. Scritto in chat. Però magari qualcosa ci ha preso da live, no? Sì, un po' ci rientra. Forse un po' ci rientra. Che poi mi sembra pure assurdo che non abbia, vedi, se che non abbia non avuto. Interviene proprio avalla questo comportamento. Uno può fare quello che gli pare e pagarsi magari le spese legali con i soldi di Twitch. Cioè Twitch che stai facendo? Uno può commettere un illecito e pagare una multa del cazzo perché magari fa 10k spect su Twitch e ci rientra con i sub e con le donazioni. Twitch diventa complice. Lo capisco, è grave, bannaggia. Fate qualcosa. La marea di streamer c'avevano pure l'accredito poi peraltro, quindi non... Vabbè, comunque sì, andiamo.
Denunciare un atto criminale non è da infame, ma un dovere di ogni cittadino. Non funziona, non ho ammazzato nessuno, bro. Non sono entrato al Games Week con una K47 e ho mitragliato le persone, bro. Un atto criminale, zii. Letteralmente, sai quanta gente è entrata lì dentro senza il biglietto con la Green Pass di altri? Semplicemente. Quindi non è criminale perché lo fanno in tanti. Mamma mia, che cazzo, ma non voglio neanche rispondere, dai. Tanto è proprio una cazzata. È inutile argomentare su questo. Io. E non mi dire questi intenti da buonista adesso del il bene collettivo. Che succede praticamente? Che vi faccio vedere. Uno dice una cosa sensata, sì, è sì, buonista. Sì, sì, sì. E il Green Pass, gli faccio, e dicono, ok, il Green Pass è funzionante. Vi faccio vedere il biglietto, chiaramente ho fatto il biglietto al nome quello del Green Pass. E mi fanno, ok, ci fai vedere un documento? E io gli dico, guarda, il documento non ce l'ho con me, perché l'ho dimenticato in ufficio, ce l'ho nel computer che è in ufficio. E il poliziotto mi fa, guarda, va bene, diciamo che mi stavano mezzo lasciando, allorché uno dei due poliziotti prende il Green Pass del trainer in mano, lo guarda e mi fa: signor Michele, mi sa dire il giorno in cui è nato? Aia! Cavuttone! Ma poi, hai capito? Ma poi sei pure un personaggio pubblico! Top GTRP, cioè, lui, comunque. Io questa non la sapevo sta cosa, perché... Cioè, tu ti sei spacciato per un'altra persona anche col biglietto, quindi, ovviamente, che era il nome del tuo personal trainer. Sa pure sul Green Pass c'è il nome, eh. L'ha incastrato. Sul Green Pass pure, non lo so, però magari fa vedere QR code e passi, però nel momento in cui ti chiedono i documenti tu dici non ce l'ho. Sul okay. Il Green Pass quando te lo scannerizzano gli appare nome, sì, data di nascita. Però magari quello che controlla dice che cazzo ne so come si chiama, in realtà no, cioè, pure non lì controlla. Anche sì, lì potresti rischiare perché comunque te conoscono. Però vabbè. Gli ha messo al culo in una maniera che poi neanche potete tipo immaginare. Sì, però vabbè, è un truffatore, almeno impara da data del si è inculato proprio perché c'ha lui il coso in mano. Sì, ciao. Sì. Non mi sa di quando sei nato. Sì, almeno vabbè, non è che sa il nome di battesimo di Social Boom, quindi dice vabbè, no. Michele, vabbè. Sì, per carità. Però non è che è Davide Marra e vai là che sei Simone Santoro. Vabbè, lì magari è più sospetto. Per carità, però sei una persona pubblica in generale. Se ti riconoscono, dico, sì, vabbè. Perché se uno ti riconosce sa che ti chiami Davide, se uno riconosce Social Boom però non sa che si chiama Francesco. In questo caso tu metti già in conto che non potrai mai mostrare i documenti, perché ovviamente c'è un'altra foto, e quindi devi escogitare la roba del non c'ho i documenti e là non è che te lasciano andare. Cioè, solitamente se non c'hai i documenti in una situazione del genere ti portano in centrale, quindi rischi ancora di più, cioè proprio un rischio senza senso. Ma come si scrive pure in chat cane pazzo, no? Ma è anche un po' anomalo il fatto che chiedano il Green Pass senza un documento. No. Quello a me non spiegò, è mai successo. Quello mai. Ce lo spiegò Angelo Greco, che in realtà alcuni datori di lavoro non possono chiederti il documento. Tipo i camerieri neanche, esatto, capito? Tipo se tu entri in un bar, teoricamente non te lo possono chiedere. Questo lo disse Angelo in una delle prime live sul Green Pass, dicendo appunto che c'è questa contraddizione, no? Comunque, vabbè, andiamo. I poliziotti, certo che possono i poliziotti, ovviamente. Aeroporto pure, no, i treni, io ogni volta che vado là neanche me lo scansionano, vedono che ho un Green Pass e me fanno appunto, così. Ma io parlo dei gestori, in questo caso del Games Week. Potrebbe essere il Green Pass, potremmo entrare in 20 con un Green Pass solo, te fanno così, te fanno. Frega un cazzo. Andiamo. Però qua manca un sacco di roba, manca manda pure tutta qual è la... il video? È di Cercalo. Social Boom arrestato, circa. Però ce ne stanno un miliardo. Okay. Il quarto, no? Il secondo, era quel di quarto, Twitch, no? Aspetta, te lo dico subito, va sopra. Va sotto? Va sotto, Social Boom. Eccolo, questo qua caricato spiega da Tomus. Spiega il suo arresto? Sì. Ma fanpage ha fatto. Da Tomus. Greve, pure fanpage. Guarda sotto. Ok, clicca. Ma è quello che abbiamo appena visto. Cosa succede? No. Sì. Devi schippare tutti. Allora devi andare un po' quando sta con un telefono in mano. La telefonata, quando avete visto il biglietto in sé di Gianni Celeste. No, infatti i poliziotti hanno aperto la diretta alla bancarella Games Week e c'è lui e la tipa che sono rubati l'orecchio da gatto davanti alla live. Lui che sono andato al cinese e ho detto posso fare con carta, mi fa. Vabbè, c'è la telefonata qua dove lui capisce che la persona col Green Pass c'aveva il Covid. Sta qua comunque, sta in questo video sicuro. Era lì mezzo abbiamo qualcosa, sì. Mi sono messo accanto alla Qua. Va indietro. Siccome io se lo conti pure. Mi faccina di. Qua. Ehi, sei viva voce? Ma tu sai che se non mi beccavano mi inculavi a freddo? Non ho capito. Se non ti beccavano mi inculavi a freddo. Cioè? Perché io da oggi sono in quarantena, sono macchiato stamattina e ogni volta che tu scannerizzavi il mio Green Pass allora risultava che io ero in giro. Questo non potevo saperlo. Perché quando fate le cose non chiamate, alzate la cornetta? Però che cazzo ne sapevo che eri in quarantena, non ci ho pensato. E se ti
Che figura di merda. Anche lì mi hanno scannerizzato all'aeroporto, ad Atene, a Santorini. E metti caso mi combinavi qualche casino. Infatti ti chiedo scusa, non ci ho pensato, però comunque non, cioè, gli ho spiegato che tu non servi niente, quindi non ti daranno problemi a nulla. Nulla. Per il resto quanto bene. Non faccio del male a nessuno. Ma puoi stare tranquillo, ti faccio dei fogli dopo, ma va. C'è tutto il verbale. Comunque stessa reazione di quando chiamò Del Torchio, eh. Stessa cosa. Sì. Cioè che lui che fa la chiamata per tentare di discolparsi e poi in realtà viene totalmente ancora di più. Totalmente annichilito, no? Tipo sì. No, in realtà mi devi dei soldi, ma lascia perdere, leva più la voce, no? Cioè assurdo, eh. Figuracci. C'è un senso della giustizia tutto suo, sì. della normalità. Sì, sì. È per questo che continua a farlo. Grazie Michelino. Ciao Michel. Ma mandate il VIP a sta poraccia che deve sprecare i soldi rana. Vai Marco, dai il VIP a Michelle. Cioè, mi sembra il minimo. Andiamo avanti. Ma veramente, è una comica. Ma va. Dai, ci vediamo magari in Svizzera sti giorni, va bene? Comunque sei proprio un ignorantone. Ma che cazzo ne so che mi chiedeva la data di nascita? Però io ho detto 27 anni, ho fatto più giovane. Ecco sì. Leggi subito e con urgenza gruppo Telegram e social. Sei VIP, Michelle. Olè. Dai, ti saluto. Io gli spiego, ho capito l'errore, che non ci posso fare molto. Sono stato molto collaborativo, gli ho fatto scaricare la diretta. Top. Gli ho spiegato come funziona Twitch, gli ho spiegato quello che era successo, gli ho spiegato chiaramente alcune cose erano finzione scenica e altre purtroppo come questa erano vere, perché il tipo per esempio ha aperto la live e c'eravate, voi che avete rubato lo stand le orecchie da gatto, io che ho detto al cinese... Alex riproduci figlio incarcerato di Gianni Celeste. No, e tra l'altro i poliziotti hanno aperto la diretta, ragazzi, mentre eravamo alla bancarella Games Week e c'era lui e la tipa che si sono rubati le orecchie da gatto davanti alla live. Io che sono andato al cinese gli ho detto, posso pagare con carta? Mi fa, non ho contanti. E gli ho fatto tipo, ah bro, tutto a nero, eh? Cazzo, almeno metti il post per fare lo sketch, no? E quindi innanzitutto, e in più si sono anche scandalizzati perché mi sono messo a cantare la canzone che fa boom boom boom, la droga dello stu, te l'ho messa nel room e adesso bevi tu. Grandissimo Giorgio, sì, hai raggiunto lo step più importante, tipo, essere condannato. Adesso ti puoi definire una vera rockstar. Ora sono una vera rockstar, bro. Si mettono in quattro lì di fianco e dico, che è, sto fumando? Fa, no, controlliamo che non scappi. Ho detto, però, cosa devo scappare? Ma dove vado? Poi c'era l'universale fuori, ero a piedi, non c'avevo lasciato tutto quanto di telefono, eccetera, cosa scappo, bro, cioè... E quindi praticamente mi controllano. Sì, ogni tanto mi è scappato mi sa una o due volte che ho detto bro lo sbirro, vabbè, niente di grave. Vabbè, niente di grave, insomma non è morto nessuno, cioè. E quindi in tutto sto ambaradan, mi fanno uscire dalla cella e chiaramente qual è il problema? Che devono identificarmi, quindi mi fanno prima il coso delle foto, mi mettono lì al muro, fanno mettere la testa come in GTA e Super Mario Bro e mi scattano le foto, no? Poi dopo che mi hanno scattato le foto succede che praticamente gli fanno fare le impronte digitali. E raga, non di un dito, di tutte e due le mani, di tutte le dita. Oddio, incredibile. Sì, perché praticamente mi ha detto: Se tu mi stai mentendo e non dovessi chiamarti Francesco Paolo Berardi, sappi che tu da questo momento in poi, tutte le volte che la polizia ti fermerà, sarai comunque Francesco Paolo Berardi. Ma proprio mi ha detto proprio così. Quindi ha detto: non mi dire cazzate, perché da oggi in poi, se tu non hai il documento con questo nome sopra, sono cazzi. Quindi praticamente mi hanno schedato, mi hanno portato in. A fare la roba delle impronte digitali, mi hanno fatto le foto, mi hanno chiesto di compilare tutto. Poi mi sono fumato la sigaretta con gli agenti che mi controllavano per paura che scappassi. Tutto per 22 euro, ricordiamo anche a chi è entrato adesso. Sì, sì, per, 20, per non pagare 22 euro del biglietto a Games Week e fare content. E poi anche questo è content e certo, Twitch deve fare qualcosa. Ma stava con 2000 spettatori, ragazzi, il discorso è quello che vi dicevo. Cioè ci saranno persone, perché poi ripeto, non è più neanche uno scenario ipotetico come 2 anni fa. Per quello, molti il gioco vale la candela, per molti essere arrestato ed avere 2000 spettatori vale. Quindi... Quello che adesso vedremo anche da Donalì, che ha fatto una cosa allucinante all'interno di un bar, rubando dei patatine, prendendo per il culo le persone che stavano lavorando lì, eccetera. Non è più una cosa ipotetica, potrebbe succedere come noi ipotizzavamo un anno fa, 2 anni fa, è già così. Quindi diventerà più conveniente fare delle stream ai limiti dell'illegalità o anche oltre la legalità. Perché tanto ci rientri se fai tanti spect, capite? E questo è il punto. Andiamo. Mi fanno dire sopra, mi fanno gli ultimi, le battiture al verbale, no, quelle robe lì, e nel mentre stavo litigando col poliziotto. Perché stavo litigando col poliziotto? Perché il poliziotto mi diceva, ti sequestri al telefono. E io ho detto,
va bene, perché tanto anche cioè Davide un cazzo è per Green Pass e non per biglietto. Sì, vabbè, ma ovviamente tutto si è creato perché lui è entrato senza biglietto, col Green Pass falso, la gente l'ha denunciato. Il punto è che lui ha detto in live: adesso entrerò eludendo i controlli, bla bla bla. E il tizio che l'ha snicciato ha detto: questo non ha pagato il biglietto. Da lì hanno fatto i controlli, è uscito fuori che anche il Green Pass era falso. Ma okay, la cosa del biglietto è egualmente grave. Sì, anche sì, la cosa perché sul stanno diabete. Dicendo non ci avete capito un cazzo, non è il fatto che non è parte sono il fatto, due cose. Parte il fatto che non so se poi si aprirà anche qualcosa per quello. Forse no, forse chiuderanno un occhio, ma anche quello ovviamente è un illecito. Comunque andiamo avanti. Vabbè, tanto esco, lo ricompro, però zi, lasciami la SIM. Ma perché la SIM? Perché io nella SIM c'ho il numero di mio telefono che è collegato a tutto. Sei fottuto, finalmente stato... si rimette un po' di ordine. Ma vaffanculo, sono stato mezz'ora a litigare col poliziotto perché volevo che mi lasciasse la SIM. Poi alla fine aveva tutti quanti dati che servivano, quindi mi ha lasciato proprio tutto il telefono. Però siamo stati, infatti chiedo scusa per la rottura di coglione al poliziotto, però letteralmente, raga, se mi toglieva il telefono con la SIM dentro, io non c'avevo più il conto bancario in Fineco, il conto perché tutti hanno l'applicazione a due fattori, no? Non c'avevo il conto bancario in Fineco, il conto bancario di credit, la Revolut, il mio account di YouTube, il mio account di Twitch, il mio account di Instagram, letteralmente ero senza un euro, non potevo più accedere a nessun social che avevo, e hai capito? Ho detto no, non puoi farmi, cioè rimango veramente in mezzo alla strada. Ok. Grembo, non ci interessa. No, non ci interessa come al solito. Poi, ovviamente andiamo a parlare del nostro caro amico. Viene cacciato, allora rischia la rissa a Milano e viene cacciato da un bar. Questa è gravissima. Siamo passati proprio tanto abbiamo detto alle armi pesanti. Abbiamo detto tutto e qui c'è l'ultimo soggetto del Games Week. Don Ali ce l'avete presente. Lo ripeto l'ennesima volta. E chi sta di De Blure che spera io fossi morto e che cazzo era di nulla passerà liscia. Per l'ennesima volta, ma me la è l'unica cosa che mi sono legato al dito. Io non sto scherzando. Di tutto quello che è successo in 3-4 giorni, io l'unica cosa che mi sono legato al dito è come si è comportato Blur. Ma secondo me, fa bene, te l'ho detto. Ah, per me, no, ma ovviamente è una cosa che riguarda te. Sai che ci stanno pure trascorsi, no? Quindi è l'insieme delle cose. Per, mi sono per quanto un mi riguarda, cazzo. Una battuta anche di merda. Ah, vabbè, ma poi allora, parla dei dico la stessa cosa che ho detto a Simone, vaffanculo. Vai. Correggimi se sbaglio, perché io non mi ricordo tutte le cose che dico, ne dico talmente tante che non mi ricordo. Io ogni volta che vedo queste cose, io vedo un'asticella immaginaria, no? Ok, quando io ho un confronto con un'altra persona. Se uno m'alza l'asticella su, sei un pezzo di merda, l'asticella sta qua. Io mi regolo sempre su quel frusso lì, non okay. È che vado a dirgli devi morire. Ok. Blure alza l'asticella in maniera talmente alta che con me deve stare molto attento. Ma sul piano del web? Sul piano del web, certo, perché se tu scherzi, perché è ovvio che stava scherzando, io sono convinto che lui realmente non spera che io muoio. Era anche una live un po' trollina. Cioè perché se, è ovvio, non penso che se io domani muoio lui si faccia una sega. Te lo dico anche se in chat mi stanno dicendo lo stai giustificando, non mi interessa, no, questo vabbè, è il mio pensiero. Sì, ma per no, dico solo una cosa, tre, ad onore del vero, ad onore del vero, era anche una live cazzeggiante, un po' alla... Appunto. Nostra tier list per appunto dire. Quindi io invece di dire tutte le cose che devo dire qui, che abbiamo un mood molto più real e molto più serio, lo farò sul mio vecchio YouTube con la mia maschera vecchia. Okay. Minchia, è l'emblema dello scherzo, è l'emblema del trolling contro uno che ha fissato l'asticella sulla morte. Vabbè, ah sì, per me è un biglietto a Luna Park. Se tu rispondi, non vedevo l'ora, grazie Blur. Se tu rispondi grazie. Alla provocazione con un'altra provocazione, sempre sul piano, diciamo, dialettale, non c'è problema. Io adesso scindo le personalità, è quello che volevo fare da una vita. Tu Mister Flame, YouTube, il CEO su Twitch. Io bam, primo vi video, lascia passare. Personalmente grazie, vi dico, vi assicuro che se avesse fatto lo stesso con me, e fanculo. Mi pare che anche quando sbustò le carte Dario Moccia disse delle cose su di noi, le vidi, ma no, ho detto vabbè, sti cazzi. Cioè, a me non avrebbe toccato, però ci sta, cioè nel vabbè. Senso sulla ognuno tier list, risponde. Sulla tier list ovviamente non siamo mai arrivati a dire cose del genere per quanto riguarda la morte. Poi ci trovavamo davanti tutti i nomi di streamer ed era quasi un gioco dire cazzate uno. Okay. In questo caso lui, Mr. Flame, l'ha tirato fuori di sua sponte. Lui stava giocando a un gioco, stava guidando una macchina. Quindi gli è venuto in mente e l'ha voluto dire. A non me... è la stessa cosa di un gioco. A me l'unica... No vabbè, lo stava a fare un po' su vari streamer, questo è vero. Però... ripeto ragazzi, ditemi quello che volete, io rimango dalle mie idee. Se domani volessi fare una battuta di un certo peso anche sulla morte, me ne prenderei la responsabilità, però sarebbe confinata sempre nell'ambito della battuta. Battuta non riuscita, indubbiamente, faceva ridere, no. La cosa che più mi ha sconcertato in quell'affermazione è:
non streamano da un mese e mezzo. Più che altro lì ho detto, ma in che senso? Ma sai che a me più che la battuta, a me dà fastidio, te lo ripeto, proprio tutto quanto l'insieme che c'è, perché comunque è ovvio che la stessa cosa detta da più persone avrà sempre un peso diverso ogni volta. Ok? Nel caso suo... mi ha dato fastidio particolarmente. Ma il fastidio è legittimo, l'abbiamo sempre detto. Io per adesso solo questo. Abbiamo sempre detto. Dici che non è una scusa. Che dici che non è una scusa. Non sono d'accordo con te. Vabbè, ragazzi, avete capito quello che intendo io. Poi liberi di pensarla diversamente. Per me non è un problema. Abbiamo opinioni diverse, per fortuna. Quindi ognuno poi si farà la sua idea. Certo. Andiamo. Qui è Rio. Ecco. Andiamo da Cracco. Cracco, no cocktail, s'il vous plaît. Aiuto, c'è la polizia. Allerta che gli ha messo social boom. Comunque, aiuto, c'è la polizia, pare Boris. Cosa c'è la polizia? Cosa c'è la polizia? Cosa ci fa la polizia? Cosa c'è la polizia? È vero, uguale. Insomma, Milano come America. Ambulanze come America. Ok, ragazzi, adesso funziona pure la cassa, quindi ragazzi, non ce n'è, ora ignoranza dura. Cinesino falegname, sempre lavorare duro. Buon appetito a tutti, ragazzi. Facciamo serio. I grandi. Ma che sei tu sui tavoli? No, su una sedia bestigare. No, domando perché... cosa greve questo. No, domando perché non avevo capito. Vedevo un'inquadratura alta, non capivo. Aspetta, okay. Cazzo che grande. Cazzo, ma che grande! Oh, ecco, Pacla! Cazzo che duro! Guarda, è sempre subito, quelli che sembrano subito, più... incredibile. Ammazzo, guarda, perché vada quelli là dietro? Guarda là dietro quel ragazzo. Cosa cambierebbe, Gianlu? Eh? Cosa cambierebbe se andassi da quelli là dietro? Perdonami. Quello che stavamo dicendo adesso in massa. Scelta del target. Eh sì. Perché non vada quello dietro? Quelli un po' più piccolini. Vada quelli più piccolini. Vabbè. Non vada quelli della sua stazza, quelli, e vada gente che sembra sempre. Quelli presumibilmente innocui secondo la sua valutazione. Sì, ma anche vabbè. Che molto spesso è vero per limiti linguistici anche. Cioè, appunto, va da persone che non parlano bene l'italiano. Sì. Poi lui spesso. Utilizza anche un mix tra italiano e marocchino, quindi è un casino. Ma già che vedi uno così che ha i mani conserte dietro, ma sarà sicuramente un pezzo di pane. Il campione di Kung Fu Bangladesh. Il campione di Kung Fu Bangladesh. Kung Fu Bangladesh. Stupendo, cazzo. Sì, che poi non lo sai. Dai, così, dai, iniziamo. Vai a mettere la mano in testa quelli alti dietro. È rimasto male, vado. Insomma, io ho messo queste cose proprio. Zebby, vai a mettere le mani in testa a quelli alti dietro. Le mani dietro la schiena. Che cazzo vuoi? Ti conosci? Minchia, quante teste di cazzo qua. Sì, a te sei la prima però. Bella, duro. E accanto c'hai i due coglioni. Don come dragone. Bella. Grazie, cavallo. Torna da due cazzo settimane. Ma che grande bangla. Lo fa vedere a scopo di cronaca. Non prende? No, l'ho provato. Che palle, che palle. Eccolo. Dietro. Ah no, non è qua. Bella a tutti duri. No, va, cerchiamo ma di cazzo, ma che grande. Sì, sì, va avanti. Tanto quando entra nel locale. Non so se è un ristorante o un bar. Sì. Che spietà sti cazzi, ragazzi. Guardi, qua gli fai tipo amici miei. Avete mai visto i amici miei? Autista. Sì, ovvio, Moncella. Ok. Dove ecco è Salafini qua? Dove no, non è qua. Non è neanche questo. È la guardia di Salafini. Salafini. Cosa avete bisogno? Un tavolo per mangiare per tre. Per il momento siamo al completo, ragazzi. Ma non entra più avanti. Sta intelligente il metro. Ora è razzismo questa discriminazione. No, no, vabbè, perché l'hai capito, magari vai avanti. Cazzo che vecchio duro. Eccolo. Ma che è Massimo Boldi? C'era Massimo Boldi, hai visto? Dice sto duro, che cazzo vuole sto duro? No, non è Massimo Boldi. Vecchio duro. Ecco la sua donna. Adesso gliela rimorchio. Guardami. Se me la porto a casa e ci faccio il born estremo. Minchia, la nonnetta beve alcol. Che grande. Cazzo che grande la nonnetta. Oggi la nonnetta fa cassino. Vedete quei vecchi, cioè proprio una persona disgustosa proprio. Mi fa male vedere queste cose, cioè provo fastidio. Non riesco nemmeno a pensare lucidamente. Sono io, serio. Io invece ho sempre una domanda. Perché? Sono curiosissimo, veramente.
Vorrei chiederglielo. Perché tira pure così tanto? Sta no, ma sì, però voglio proprio sapere perché. Cioè, ho tanti perché nella mia testa adesso. Per fare il castello. Ma tanto alla fine ti sostengono, cioè, con le donazioni ci arrivi a prendertelo, secondo me, il telefono, dai. Prendo anche senza donazioni, sai, donna lì. Sì, no, infatti. Non parla proprio. Ehi, voi due con il cappellino avete qualche problema con il don? Se dovete picchiare qualcuno, picchiate social boom, quello con la felpa rosa. Milano, non come ce n'è, non ce n'è, don, nessuno lo tocca. Vedono la pagnotella, scappano tutti. Guarda qua. Pure la signorina si innamora della pagnotella. Però non romper cazzo a quelli, eh? No, no. Hai visto? Quello che guarda pure, tranquillo, per carità, però guarda. Non romper cazzo ora. Lui pagnotella. Mi sa come si mangia a Marocco. Fosse stato un bangla, un vecchietto, subito l'avrebbe tirato in mezzo. Ecco. Con le mani. Toccherebbe fare. Cioè, avete sentito Cristiano Ronaldo, no? Lui. Cristiano Ronaldo fece tipo quel video dove si travestiva tipo da vecchio, barbone, sì. E poi iniziava a palleggiare. Sì. Fate la stessa cosa con Conor Ec Gregory. O vestire da vecchio, mettete a Milano e la donna lì inizia a dare la sette. Cazzo che grande! No, no, speriamo. Conor McGregor, fate la stessa cosa. No, no, no. Comunque è vero che in Africa si mangia con le mani. Quando sono andato al ristorante africano, il cameriere ci ha detto: qua le posate non esistono, si mangia anche con la le pasta? Mani. No, ovviamente no, i piatti loro. Certo. Ovviamente lui sta a fare una cosa strana, un mix. Vabbè, dai, questa può essere anche interessante sul piano culturale. Come mangiare la pasta che bacchette, un fusion. Fusion. Cazzo che grande! Solo che è arrabbiata, basta se tocca l'occhio. Dopo. Andiamo avanti. In Etiopia, io sono andato al ristorante etiope. Marocco non è così? Vabbè, qua fa il cretino, come al solito. Il solito bangla, ce ne frega un cazzo. Si può mangiare pure con le mani, però in effetti. Io voglio dire quando entra nel bar. Ah, eccolo, 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 eccolo. Che ruba le patatine. Mamma mia, davvero. Eccolo. Buonasera. Patatine, sempre gratis. Permesso per cosa? Scusa, vuoi mettere la mascherina? Senza mascherina. Ma che cazzo vuoi tu? Sì. Mamma mia. Cioè una persona che sta a lavorare là, ma che cazzo vuoi tu? Sei patatine da forse era la signora, ma comunque in generale, ma che cazzo fai, dai? Ma come te permetti? Le patatine che ti danno se fai l'aperitivo. Sì, sì. Non lo fai. Ma mica finisce qui, eh. Ah. Grazie per sub regalato. Sta parlando lei. Io ti dico allora, lasciala parlare lei. Perché se non lo fai, io voglio che tu abbia la mascherina. Se non ti piace, esci. Non è turno. No, no, sei tu che devi uscire, non io. Sto parlando con lei. No, mi dica. Tu, per favore. Va bene, adesso esco, però stai calma, eh. Non fare la dura. Adesso è Stronz. Bravo il cazzo. No, no, tu non entri, non hai capito. Io non sto entrando, tranquilla, non entro. Tranquilla. Grazie Stefi. Minchia, per le patatine, porca puttana, te ne vado a prendere 30.000. Anzi, sai cosa ti dico? Mi hai fatto casino per queste patatine di merda, ora me le guarda, prendo. Guarda, perché lì ha proprio realizzato, no? Aspetta però, il don non può passare così. Non può abbozzare, non può abbozzare, no? La mia chat... Devi avere il content. Me ne prendo le patatine. Posso far pippa davanti l'orfanello? Capito. Andiamo. Porto a casa. Seguimi, puttana. Seguimi, puttana? Ho sentito bene? Sì, sì. Seguimi, sì, puttana. Da, sì, pure. Davide, hai sentito bene. Pure. Mamma mia. Vabbè, ha avuto ciò che si merita. Mi dite che non è perma. Beh, due settimane no, non è perma. Quello che sei. Non è perma. No, io pensavo fosse perma. No, io no. Aspetto ste due settimane per vedere. Mamma mia. Se siete in un altro locale, tra l'altro. Wow! Sei fortissimo, bro. Ecco là. Che vuoi? Finca pancla! Cazzo, ma che grande! Mamma. Che c'hai? No, niente. Sto mangiando patatine. Non posso? Ma dai, non fare il duro, dai. Infatti, sto mangiando. In realtà no, cioè, dovresti consumare cibo da quel locale, no? E poi giustamente pure quello, pure un attimo, non lo so, magari impaurito. Sì, 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 intimorito perché lui intimorisce. Lui usa lo spavento. Sì, perché se tu non lo conosci...
lì per lì ti sembra una persona, un maranzetto tipico, uno che te fa brutto, che poi puramente rischia, perché certo, si pone con quel mood lì, no? Sì, sì. Ma fin da subito, vedi che è aggressivo, il cameriere lì. Ma anche per lui, ma lui anche per questo se li sceglie così, perché certo, ci stanno pure persone tranquille che però se gli arriva uno con un mood del genere, certo, e se scagliano contro, certo. Solo che, come dice sempre il buon David Jones, l'apparenza inganna, tu non puoi mai sapere chi ti ritrovi, certo, davanti. Magari vedevi quello là bassetto col pelatino, sì, che gli metteva la mano in testa, magari, sì, quello gli menava, sì, cioè, sì, non è, sì, che tu, certo, puoi sapere che il tizio abbozza, certo. Oh, io spero che non gli capiti mai, perché insomma sarebbe una cosa abbastanza spiacevole. Dio porco, portate da bere al Don, brutti figli di puttana. Portami da bere. Gli ha preso un colpo qua, sì. Guarda, portami da bere, guarda. Ha stritolato le patatine. Tutto fiero, guarda, guarda. Portami da bere. Oh, una vita, vedete, vedete i cagnolini che abbaiono, non mettiamo a rallentare. Chi è che aveva detto che lui però sta abbastanza impanicato? È quella botta. Ragazza. Chi è che aveva detto? È una ragazza che lo conosce. Brutti figli di puttana. Portami da bere. Paura della vita, cioè. Sì, sì. Casino. Sì. Non ci prende neanche a noi perché eravamo con te. Quindi adesso... Casino. Casino. Oh, mi sto incazzando. Che? Praticamente il suo amico, insieme a Social Boom, non può ordinare adesso, loro non possono ordinare per il casino che ha fatto lui. E mo, so cazzi, adesso ci penso io. No, ma io voglio pagare, cioè... Ma non ho capito, qual è il problema? Non ho capito neanche io qual è il problema, però questo non è il modo di comportarsi. No, non è il modo come si è comportata la sua collega. No, no, allora... Non sto parlando con te, tu stai zitta. Ragazzi, tu stai zitta. Ehi, calma, rabbia, guarda. Calma, ok? Basta. Beh, facciamo per favore le patatine, perché non è questo il modo di comportarsi con la maleducazione. Patatine molto buone. Guarda, te le puoi... Ultima patatina. No, fanno schifo sta merda. Buttale. Anzi, le butto io per te. Guarda, ragazzi, io non fare questa. Guarda. Pure questa alla fine è un furto. Cioè, rubi le patatine, le butti, poi non sono neanche più utilizzabili nel momento in cui le prendi e porti fuori e mangi come cazzo vuoi, prende e butta, no? Ciao. Oh. Pezzo di merda. Piero. Bottano, ragazzino maleducato, bottano. Gli ha detto. Ma ha detto bene la signora. Pure poco. Socialino, mi sono un ragazzino maleducato. Sì. Ma porco due. Sei un mafioso. Tutti duri a Milano, porca puttana. Tutte fighette di legno qua. Ma va là in figa. Duro, duro. Cosa non si può neanche qua? Ma lui... Minchia, guarda qua. Le sfere del drago. Due sfere del drago. Tempo, oh, Goku, le ho trovate. Vabbè, finito qua. Essenzialmente, poi fa ancora il coglione. Ma meno sti male, va, mamma mia, non ce l'ha. No, ma veramente. Spero che metto una cosa. Vabbè, non c'ho molte parole. Volevo solo far vedere una cosa. Quello di cui vi parlavo prima, dell'inquadratura, no? Che si capisce meglio. Mo senza rivedere tutto, però. No, vabbè, ma anche perché, guarda, chi è la prima volta che dovrei commentare sta cosa? Io non l'ho mai commentata in live al Cerbero, sta per cosa. Per supportare la roba che ho detto l'altro giorno al Gabrone, no? Del fatto del branco che hanno alimentato quella cosa nei confronti suoi. Guardate da questa inquadratura com'è la scena e come arriva Social Boom. Solo tu, Michel, non solo tu. Dona Lee versus Mr. Flame al Games Week. Diglieli in faccia le cose. No, pausa subito. No, questo è partito dopo. Pausa subito. Digliele in faccia le cose mentre ci parlo a un centimetro. Sì. Vabbè, non era questo il video. Si vede il percorso dei Social Boom. Che andiamo là. Non mi ricordo che video era. Comunque, vabbè, c'è lui che dice andiamo là. Il content, no? E pure il Gabrone che cerca di farlo, perché poi arriva, infatti, dice no, voglio pure io un po' di content. Ma là ci stavano minimo tre live, perché c'era Rospo, sì. Gabrone e Social. Esatto. Vabbè, minimo comunque, tre. Quel pezzetto là, ma guardate in quadratura. Digliele in faccia le cose. Sentite, no, tutto il gruppetto, digliele, perché poi vedi la live io del sorrido, Gabrone. Ma se vede che io sorrido, ma io se vede che sto tranquillo. Sì. Ma pure lui, guarda che io non percepivo pericolo, No, ma io non percepivo minimamente pericolo, ma si vede. Sì, ma dalla live del Gabrone, visto che lui parlava forte sopra, non si sentivano ste voci, no? Cioè, tutti proprio in branco, no? Dai, diglielo, come le iene de Scar, già ho detto. Capito? Sì. Avrete la sua compiacenza. Sarò un re adorato da voi. Diglieli in faccia le cose, Flame. Diglieli in faccia le cose. Guarda lo spoo. Diglieli in faccia le cose.
Rospo sembra quello di Teddy. Oddio. C'è il drama. Hai detto del banner. Via bastardo. Via. Fammi mangiare pure a me, basta. Guarda, guarda che sciacallaggio. Fammi mangiare pure a me. Che poi fa pure ride, però dai, cioè veramente. Hai visto che ho detto? E che gli devo dire? Che questo mo banna, no? Ma sì, ma sì. No, ma avevi fatto una doppia citazione tu all'inizio, citando i flussi che si incrociano. Sì, è quello. Che poi, citando Ghostbuster 2, mi immagino con tutta quella tossicità che c'era a Milano, che fluido ectoplasmatico potente ci sia. Altro che Slimer. Nel sottosuolo di Milano. Sì, raga, io rosico sempre per cose dove non rosicano altri e viceversa. Cioè, paradossalmente a te sta cosa non ti ha triggerato, no. Quella di Blur sì, a me viceversa. Io mi sono irritato una cifra ieri quando ho visto della cosa di Blur, ci sono rimasto anche male. Ognuno poi... Sì, sì, però sì. Per sta cosa vi giuro, per quanto capisco il vostro punto di vista, ma anche quello del pubblico, perché mi risono letti i commenti, però io ve lo giuro non me la so vissuta male. Sì, sì, ma tu secondo me hai mantenuto una compostezza olimpica. Ho detto, non mi sono sentito né in pericolo né alle strette, no, né in ansia, sì, mi sì. Dava solo fastidio il fatto che io per affrontare quella conversazione dovevo urlare sopra per superare il tono di Donna Lee che diceva cose senza senso, okay. Tipo tu hai detto che mi meni, prima cosa senza senso, poi altre cose che facevano capire che lui in realtà neanche l'ha vista la live, perché diceva cose che non c'entravano nulla. Mm-hmm. E io te pare che per chiari devo comunque urlare sopra, cos'hai? Sì, stavo sì. Là col drink, sì, stavo sì. Zitto, vedevo tutti che facevano e tra me pensavo magari esce che ho bozzato, ma sti cazzi, no, no, invece, ma che... poi invece... quando mi ha detto vieni fuori lì mi è partito un mini tilting. Vabbè, devo essere onesto, sta, sì. già l'ho detto, ma io prima, sarei uscito come te, poi io le mani addosso, appunto per dire vieni fuori è la tattica perfetta per Donna Lee, sì. Perché se pensava che, tu che io dicevo certo, che no, certo, ho vinto, ma lui vuole uscire vincitore, invece sì, certo. Vieni fuori, certo. E se ne va via lui, chiaro. Che mi fa capire questo? Che neanche lui aveva intenti facilorosi infatti, nei miei confronti. Infatti, non li aveva. Lui ha solo un obiettivo. Zero. Certo, ma lui non mi avrebbe mai sfiorato. Ma sì. E secondo me, sta cosa, anzi non la voglio neanche di sta cosa, anzi vaffanculo. Secondo me un minimo di, non ho di paura, un minimo di soggezione. Stiamo attenti che questo una manata malataccia l'aveva. Sì, sì, sì. Perché una certa zio gli ho sgranato gli occhi in faccia quando ha detto esci fuori a parlare. Sì, ma infatti poi l'hanno chiamato là e giustamente si è dileguato. Comunque Simone ha risposto al telefono, deve spostare la cartugo, però andiamo avanti. Raga, io come ha detto Ivan, e lo dico anch'io, che io ho visto la live di Ivan dove parla di Donna Lee sempre stanotte. Sì. Capisco Ivan, sì. Conosco Ivan, sì. E è stato fortunato che non stava al posto mio. Ivan, per esempio, Ivan gli avrebbe sgravato. Per sì, dire. Sì, 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 sì. Ivan avrebbe. Infatti, ho pensato ad Ivan. Sì, ho detto devo fare quello che. Ma sai pure Ghizzi? Il trono. Il trono sarebbe finita malissimo. Ma guarda, che non si direbbe mai, ma se c'eravamo io e trono finiva malissimo. Ma guarda, secondo me avrebbe. Ti posso dire, secondo me avrebbe. Chitano è una delle persone più buone tra quelle che ci stanno. Buone secondo al me, mondo. Chitano avrebbe tiltato. Sì, tiltato a 360 gradi. Lo sapevo. Non penso lui. Io no, non ce la faccio. Non ce la faccio. Sai perché? Perché a me queste cose danno fastidio. Quando c'è realmente quell'ambiente lì, che quindi te devono mettere in mezzo, sì, sì, te devono imbruttire, là avrei causato il perma del cervello. Quelli sotto che facevano ogni cosa, che cazzo fai, io gli avrei detto, sì, fammi sì, parlare, sì. Ma infatti, qui a far coro. Ma infatti è quello che mi ha triggerato, però io mi sarei comportato come Gianluca e se mai dovesse venire qui, Donna Lee, ribadirò le cose, non credo che lui sarà così poderoso, o almeno non si mostrerà così. Ma io ribadirò le cose con la stessa durezza, come è successo con Elia. E tra l'altro, a un certo punto, Elia. L'ho detto, sì, sì. Se devi andare, vai. Ah, l'hai detto? Sì, sì, l'ho detto. Okay. Trovo parcheggio qui. Yes. E Dio me la mandi buona e torno. Sì, sì, tanto vediamo sta cosa. Okay. E appunto, Elia, a un certo punto, se voi vi ricordate, io. Sì, io a un certo punto, Elia, feci tipo. Elia disse tipo, ma perché non te la prendi con me che sto grosso allora? No. E lui ammutolito lì. Cioè, tipo, perché anche io potrei fare il bulletto con te visto che so più forti fisicamente, sempre nel discorso dei social boom, no? E lui,
rimasto così ovviamente. E io dopo le mani addosso non le metto mai. L'ho detto, è successo una volta per legittima difesa nei confronti di Alex con un clochard molesto, ma finita là. Alla reaction, andiamo avanti. 17-27, vabbè. Bene. Sono bruttissimi i vecchi, i bangladini. Però tu, sono cose che a me non piacciono. Tu per il meme mettendo il mio nome nella tua ear. No, io sono come Saide. Guarda, sta godendo. Ma poi questa argomentazione tu... è l'equivalente di un tizio che si fa la pippetta durante uno stupro. No! Sì. Guarda. Vabbè, al daspo. Comunque, pure qua, no, che io mi sono sentito di tu che metti il mio nome sulle mie dirette, l'ho pensato, ma la classica argomentazione che mi dicono tutti, ma io come te devo rispondere? E poi per rispondere mi dovrei sforzare per dar content a questi che mi stanno così a... Ma neanche capisce le dinamiche di Twitch, cioè... Quindi stavo anche... Ma sì, ma gli hai spiegato una cosa semplicissima del ban, manco aveva capito, cioè... Comunque, vabbè. Ma così puoi fare... Dici tanto coglione, ma faccio 10.000 spettatori. Cioè, vedete com'è battuta, enfatizzazione. Cioè, mo te dico quello, volete sapere quello che ho pensato io in questo momento quando mi ha detto faccio 10.000 spettatori? Io appena ho sentito 10.000 ho pensato ban. Però sì, ho detto mo glielo dico, come glielo dico, ci stanno le live. Sì, ma... Stavo a pensare a questa informazione, sì, io me lo ricordo perfettamente. Ma guarda, io lo ribadirò, se mai verrà qui, non avrei neanche speso, sì, il discorso del ban, sì, ma le varie cose del tipo, noi parliamo di varie vicende, che siano di cronaca del web, eccetera, quindi critichiamo certi aspetti, bla bla bla, non ci avrei manco perso tempo, sì. Gli avrei detto e gli dirò una sola frase: tu sei un poveraccio, debole con i forti, forte con i deboli. Basta. Questo è. Ma poi punto. Guarda, Donali, non c'è niente di meglio che fare 7k spect su uno che fa 10k spect facendo la merda. Cioè, io prendo per il culo quelli che fanno la merda. Il mio lavoro è bellissimo, il tuo fa cagare. Quindi chi è dei due il coglione? Cioè, io avrei risposto così, però avrei alimentato, avrei dato content, avrei dovuto reagire a una risposta sua. Ma anche io non potevo alzare l'asticella lì. Uh-huh. Perché se io andavo con parole brutte, uh-huh, e poi lui mi rispondeva con parole brutte, che uh-huh, cazzo ne so io come potevo andare a finire? Certo. A livello morale, certo, mica poveraccio, a livello economico, che cazzo lo conosci? Cioè, io comunque in quel momento avevo degli intenti molto egoistici. Cosa che hai descritto, con tutto Gianluca? Che c'avevo intorno persone che stavano a far live. Cioè, non mandava proprio dei tagli content in quel momento lì. Lo sai cosa non hai descritto? Mandava. Come hai descritto il suo lavoro? Un lavoro vergognoso. È un lavoro vergognoso. Ma ammazza, ma lavoro vergognoso. Vergognoso è poco. Quante ti vergogna? Qua te devi chiudere dentro uno stanzino. A parte, no, non mentre aspettiamo che sta arriva pure Simone. Scusate, ho perso l'abitudine con lo Stream Deck. Dovevo raccontare le offese da gentleman che ho fatto il giorno che stavo là in giacca. Io non voglio dire i nomi che stavano lì perché so professionisti. Ok, no? Streamer big piegato in due. C'è stava questa che mi ha fatto body shaming. Ma perché chi? Io stavo una a caso. Una che lavorava lì. Ora io stavo con la giacca, stavo così davanti l'entrata di uno stand, ma perché non avevo capito che era un'entrata, perché stavo di spalle e quindi sai, foto quello, quell'altro, indietreggi esposti, sono arrivato fuori sta entrata, no? Ok. Mi si avvicina questa da dietro, mi fa "Atta!" E io già ho rosicato che mi sono messo paura e poi mi fa "Stai davanti l'entrata e la occupi tutta", tipo una cosa del genere, tipo per dire body shaming, capiamo. Io mi giro, aspetta, c'è la battuta da gentleman. Okay. Io mi giro, la guardo. Ah sì, era brutta, okay. brutta. E là dissi una frase che occhio a chi sgama la cheat, sì. Importantissima. Mi giro e faccio "Guardi, la inserisco nel discorso. Ci sono due tipi di donne, secondo me. Quella che porterei a letto, quelle che porterei a letto e quelle che porterei a mangiare fuori. A te lascerei a casa". Ok. Ho preso e me ne sono dato. Ok. Entra nel ruolo. Vabbè. Sì. No, era di lasciare a casa rintanata in uno sgabuzzino, ma questa è il riadattamento. Quella originale è solo di lasciare a casa. Ok. Giletti, dicono. Molto chiaro. No. Guarda che maschina. No, maschina. No, maschina. Va fuori. Ma me?
sapienza che a me stai anche simpatico, secondo me sei anche molto portato. Però questo tuo vanto è un vanto che durerà molto poco, perché se continui così ti bannano. Fatality! Fatality! E a me dispiace perché ti bannano. Perché personaggi come te, bannano, personaggi come lui, vedi, quello che ho detto prima. Sono personaggi che io voglio vedere su Twitch. No, non so personaggi frustrati. Eh no, perché so se mi vai a bannare perché... No, è la piattaforma che ti banna. Ascolta una cosa. Quelli che segnalano non ti intendo. Dimmi, se uno sa di essere il migliore, okay, non va a perdere tempo a bannare uno che non è neanche la metà di lui. Ma non so io che banno, fratello. Se tu sai di essere il migliore, non vai a perdere tempo. La massima tranquillità. Ma io non penso di essere, però a me piace. Però facciamo il reddito, se si è e far live come le faccio tutte lui, però vedi come faccio di dal vivo. Poi non so un momento di che, però dalla live, la live dici tanto se lo prendo lo spazio. Mai del tutto. Mai detto. La cosa dicono che l'ha detta Social Boom. Mai detto, sì, probabilmente. M'hanno sì. Detto ma la chat. Stessa cosa che ha fatto con Chris LaWay, regà. Ah. Uguale. Sì, è vero. Chris LaWay a me, ma de me voleva menà per una marea di tempo. Perché sì, pensava a sta cosa qua. Sì. Poi quando ha scoperto che era una cazzata dei social, era genuinamente rimasto male. Abbiamo visto pure la clip al cerbero. Io ci ho parlato con Chris, colpa tua, stronzo. Poi ci ho parlato con Chris LaWay ed era come avevo previsto. Ci vado d'accordissimo. Ma io l'avevo sempre detto, cioè io d'accordissimo persona, con Chris. Ci ho parlato spesso, ragazzo. Squisito, sì. Fa un po' tranquillo. Di cazzate, un po' con la testa tra le nuvole, poi mi fa pure ride, cioè nel senso, sì, mi ha fatto pure tagliare un paio di occasioni, ma ha fatto pure ride una cifra. Molto simpatico. Cioè, sì. Proprio, è proprio easy. Sembra un bravo ragazzo, al netto è Social di alcune... Boom che deve accannare con queste cose. Social Boom aveva detto pure dopo che hanno arrestato Chris, che lui si era fatto il tampone e dice, a me infatti mi è successo nulla, se su faceva pure lui. Sì, sì, ma guarda che in realtà Chris, cioè non è che non lo critica Social Boom, è una persona pure coerente. Ma io passo là tranquillo, cioè guarda raga, io non per scherzare, che subriaca, fai macelli per carità, eh. Io in tre giorni, anche con la capocciata in faccia che ho schivato fortunatamente, quello che me la leva la mascherina, cioè io ho evitato di fare a botte 6-7 volte, minimo, in questi tre giorni. Infatti. Ma io con quale spirito arrivato? Cioè per dire, io alle fiere ci arrivato pure perché per me questo qua non è un problema, non è una cosa che mi abbatte, ma io mi metto nei panni di un qualcuno che... queste cose se le potrebbe vivere male, ma certo. Tu con quale spirito vai a una fiera, certo, sapendo che te possono succedere queste cose, chiaro, qua. Chiaro. Io mo sono andato, per carità, pure senza di voi tutto quanto, senza uno stand, mi sono infilato in altri stand, ok? Mm-hmm. Ma io le prossime volte, comunque... se non ho un punto di riferimento, io ci devo pensare due volte prima di andare a una fiera. Infatti aggiungo un dettaglio, anche a supporto... Devo rischiare di andare a fare pizze e avere pure problemi lavorativi, fisici. No, ma infatti aggiungo perché un dettaglio. Perché tanto, guarda, che se te fai a botte perdi... Guarda, sta frase alla Vin Diesel, però va detta. Quando vai a fare botte perdi comunque, come sia che guerra. Le dai sia che le prendi. Come la guerra. Quindi... io evito, non faccio a botte regà da tantissimo tempo. Nessuno evito vince... con tutto me stesso, ma so che non mi fermerei davanti qualcuno che mi fa avvertire l'aria di pericolo. Io la scatterei, ma non voglio, io voglio stare tranquillo, voglio lavorare bene, voglio stare in salute. Non mi voglio far male né alle mani e né alla faccia. Sì, ma è chiaro. Punto. Voglio aggiungere una cosa, anche a supporto del discorso di prima che avevo fatto sul gruppo Facebook, sul fatto del parlare di queste situazioni, perché molti hanno detto però date visibilità a questi soggetti, non ne parlate eccetera. Io non sono d'accordo, anche perché il fatto che noi abbiamo evidenziato questi comportamenti ha portato un'attenzione su questi fatti e sono stati sanzionati, ok? Allora, e soprattutto io lo faccio anche con una certa consapevolezza, che so benissimo che il nostro pubblico, perlomeno una parte, qualcosa apprende, ma non perché sia un maestro, Gianluca sia un maestro, perché comunque siamo persone un po' più grandi, che abbiamo avuto modo di confrontarci con tante persone più mature di noi. Ho avuto la mia esperienza, io sono onesto, se io ci avevo 20 anni, io avrei fatto pizza. Io su Twitch già ero bannato. E posso dirti una cosa, sono stato fiero di te, sono stato fiero di te per questa cosa qui, veramente, veramente, ti ho stimato tanto, perché ho detto, vedi, che è stato coerente con quello che abbiamo fatto, se tu avessi reagito qui... ti fossi comportato in maniera diversa, probabilmente anche questo nostro intento sarebbe andato in fumo. Poi, ripeto, non significa che uno non possa cadere in una provocazione, perché capita. Ma per me è molto facile, Marra, agire in questo modo, perché il trucco è che sono me stesso ormai. Come faccio? Per quello ho bisogno di Mr. Flame, per quello ho bisogno di YouTube. Io, pure mo, no, quando devo fare un'offesina contro qualcuno, ci penso mille volte, perché comunque magari devo mettere sul piano della bilancia quello che io penso realmente e quello che fa ride.
Io una volta, se faceva ride, dicevo pure qualcosa che non pensavo. Magari davo del coglione a qualcuno che seguivo pure, tipo Blur. Okay, e ditte. Che c'è l'ego? Okay. Se parlate un po' ad alta voce, rientra un pochetto nei microfoni. Mo il discorso è cambiato. Per me è molto easy. Sta su Twitch, sia Campacce, sia Lavoracce, perché io so me stesso e va. Non proprio privo di gimmick, sto sciallo, non sto in mood tryharding, me la vivo bene, tutto quanto è. Però te l'ho detto, su YouTube io adesso ho proprio bisogno di YouTube, come se fosse una seduta da uno psicologo. Io ho bisogno del mio angolo di sfogo. Scusa un attimo, adesso si sente l'ego? Prova. C'è ancora. No. Ma come cazzo è possibile? Ma no, ho staccato il mic di Simone, però è strano. No, ma non c'è ego, esce da uno solo, esce, non c'è ego. Inizio live non è che è cambiato. Vabbè, andiamo avanti, tanto è tornato Simone adesso. Andiamo. Reaction. Quando urlate? Reaction. Tanto io sono qua, chi vuole? No, io non voglio spaccare nessuno. Tanto ci sono quanti diretti qua, tanto chi vuole spaccarmi sono qua. Ben compreso, Ma perché mi metti in mezzo a me? Ma io non voglio spaccare nessuno, se devo spaccare qualcuno spacco lui. Scherzo. Ma io non... Questo è il bambino. Ma lui chi? Scherzo. Spacco lui. No, perché avviso. Scusa, meno che è più che facile. Scherzo. Ma io non devo spaccare nessuno. No, ma sulle live potresti anche parlare di me. Visto che adesso stai facendo. Ma io parlo quanto cazzo mi pare in live. Però io non mi ricordavo questa. Parla tanto. Allora, ma parla normale. Donno parla proprio. Te credo, Iafa. Iafa, te credo che parla. Non riesce a mettere due parole in fila. Pure io non parlerei se gliela facevo. Pronto per entrare? Andiamo fuori. Andiamo a parlare fuori. Guarda che poi la mascherina te la faccio. Poi la mascherina te la faccio, mangià. Ha detto? Non l'ho sentito né là né adesso. Aspetta. Perché qua l'hanno chiamato dallo stand, però. Un attimo indietro che non mi ricordo. Ovviamente puoi dire, cioè, aspetta, voglio ho una quando... questione irrisolta. Voglio vedere i miei occhi quando sento vieni fuori. Ti giuro, sono curioso. Sicuro? No, è pronto per entrare? Sì. Andiamo a parlare fuori. Guarda che poi la mascherina te la faccio. La faccio, se capisci. Perché sono con lui, oh. Mancava il mantello, è stato bellissimo. Dona lì mi invita a uscire fuori, ma scappa quando? Sì. Li mortacci. Diamo vabbè. No, è stato un signore comunque. Allora ragazzi, redditata per concludere questa grande live. La parte più divertente di questa live. Sì. Tante risate. Grasse risate qui a Reddit. Ma che hai fatto Simone? Sei sicuro che sei andato solo a spostare la macchina? Diciamo che due strisce l'ho incontrato. Non so perché è apparso l'ego a caso. Ma che sei successo, Mick? Come hanno fatto? Sono accesi i mic quelli? Ci sono i mic? No, è impossibile. Magari dovremmo abbassare un po' il game. Si sente malissimo. Non so che è cambiato da prima. Nessuno ha toccato niente. Prova a abbassare un po' il gain. Prova a abbassare un po' il gain di tutti. Rientro della Madonna. Perché? Grazie. Ho abbassato un po' il gain. Nuovo sub, benvenuto. Bella bro. Siamo un po' più bassi di prima, quindi forse non rientriamo più. Io non sto rientrando, Non sto rientrando. Vabbè. Andiamo avanti. Andiamo Reddit. Ora no. Meglio. Allora. Qua mi sa oltre la settimana, eh? L'eco sì, che sono 8-9 giorni. Allora, quindi come facciamo? Siamo nuovi? O di tendenza? Era sempre nuovi. No però aspetta, com'era regà quelli là proprio top? Come potevamo vederli quelli top? I più votati di... Mese? No, settimana comunque. Dai, metti settimana, però scambiamo tipo vabbè, due, poi mettiamo giorni di tendenza che so totale. Esatto. Dai, e là facciamo così, vediamo quelli che mancheranno alla fine. Repost di Memino scammato, potreste... Vabbè. Ah, ok. Ha un problema di aggressività, di esaltazione della violenza, di cultura dello stupro, di mascolinità tossica. Perché alla decima, alla centesesima, alla millesima storia di una donna che si ritrova vittima di un uomo, una riflessione sugli uomini in senso lato va fatta. Non perché siano tutti colpevoli, ma perché siccome sono tutti uomini, hanno tutti la responsabilità. Questo è Marco nel live di Lupus. Sì, venite alle live di Lupus, sono bellissime. Poi quando tutto contento fa sì, è il lupo, sì. Ma poi mi confondo una cifra fra una partita e l'altra, faccio sempre un macello fra chi era il lupo prima e il lupo. Quindi ho pensato, Grimbo, ah no, questo meme non lo possiamo vedere, scusate. No. L'universo è 174. No, non si può, Marco. Non si può. No, quello mio. Vabbè, dai. Prego Marco, vediamolo tutto. L'abbiamo visto. Vediamolo comunque tutto. In realtà l'abbiamo visto. Forse di controllare
cambiare i propri comportamenti e cazziare i loro amici se invece hanno atteggiamenti aggressivi. Ma come? Io sono responsabile pure per gli altri. Grazie, sì, per i sub, ragazzi. Ogni volta che potresti fare la differenza dicendo qualcosa e non lo fai. Funziona così per tutti, uomini e donne. Si chiama essere delle persone decenti. Non lo fai? Te ne stai lavando le mani, vieni a patti con questa cosa. Non ti piace? Cambia il tuo comportamento. Perché sembra tipo che mi parla a me. Sì, mannaggia. No, sopra, questo. Universo 174. Anno 2085. Ok. Ah, ok. Prendo dubbi a Thanos e vuole impossessarsi delle gemme dell'infinito per sterminare metà dell'universo. Ma qualcuno glielo impedirà? Oh, oh. Bello, già che a tema Marvel mi piace. La società delle bande bianche. Top trailer di Endgame. Da quando lo conosco ha sempre avuto un obiettivo. Grande canale generazionale. Top canale promettente. Cancellare questo universo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così. Ridimmi come si chiama. Thanos. Le gemme. Potere, il potere. Abbiamo un vantaggio. Lui verrà da noi. Abbiamo quello che Thanos vuole. Perciò lo useremo. Visione. Ulli e Black Panther. Parliamo del tuo piano. Non è male, a parte che fa schifo. Al piano ci penso io. E in questo modo. Come è bello che Riccardo sta tra i buoni, no? Sì, sta collaborando con Ivan. Ma poi è strano il fatto che non ci siamo né io né Marra e che tu sia Thanos. Chi cazzo no, siamo? No, ma ci sarete voi. No, ma tu ci sei stato adesso? Non ti sei visto? No. Stavi qua. Ma qua siete tutto nero. Se coso, se vede tutto nero. Ah, so The Winter Soldier, chi so? Capitan America. So Capitan America. E che cazzo devi fare? Ah beh, Alex, è vero, c'è cioè lì a barba qua, Scarlett. Kitano chi è? Scarlett Johnson. Kitano non lo capisco. Poi appunto c'è sta Fine pure. Fine pure. Ma poi il bello è che in questa linea temporale Anna sta col conoscitore. Perché Anna è Wanda, il conoscitore è Vision, no? Toppe coppia, il conoscitore Anna Manna, no. Bello. Alex, non le so le trame, raga. La coppia no, di Alex, sogni. No, un po' si era avvicinata a Hulk, a Banner, però non ha mai scopato. Quindi a Grimbo. A Grimbo. A Hulk, perché Grimbo è Hulk. Parliamo del tuo piano. Non è male, a parte che fa schifo. Al piano ci penserò io. E in questo modo diventerà ottimo. Wow. La fine è vicina. E allora, metà dell'umanità continuerà ad esistere. Perfettamente bilanciato. Vogliamo Davide. Come tutto dovrebbe essere. Si ricorderanno di voi. Visione, Visione quando assume la skin umana. Ma che stai a fare? Che squadra che sta arrivando? Oh no, mia. È bello, bellissimo. Continua. Top. Fallo continuare. Votatelo, regà. Bellissimo.
Bellissimo. David Rubino, Sigma Male Grind Set. Ma perché? Questo okay. È il meme di TikTok. Ah, qua quando mi ha fatto quasi incazzare, sai? No, ma quasi... Ok, vabbè. No, lo so. Il maschio pre-Sigma senza guida discute inutilmente con un beta. Ah, sarei io? Tra l'altro, mentre stavo su di, da disumano, stavo ponendo delle domande intelligenti. Aladino. Mi arriva in chat. Aladino. Okay. Cioè, allora, a me pare. Allora, io dico la mia. Tutta sta casa c'era per 100 euro. Mi sembra una gran cazzata. Ti dico la verità. Bravo. Hai detto tu prima che. No, no. Il beta, un beta trova fallace il pensiero Sigma, mo mi incazzo. Però possono essere tanti in un momento aspetta. Di bisogno. No, dico la situazione in generale. Sigma fa parte di quelle tutte quelle nuove terminologie di cui, con le quali mi faccio le pippe io, no? Tipo maschio alfa e maschio beta lo sappiamo. Poi c'era pure l'omega omega. Beta è l'opposto dell'alfa? No, beta è un gradino sotto dell'alfa. Ah, ok, non quindi è... uno sotto. Sì, okay. L'omega era quello sotto tutti i gradini. Ok, quindi il ho sigma... sfigato omega. Sì, okay. Il sigma l'ho scoperto di recente, anche perché è stato popolarizzato di recente sto termine. Non sta nella graduatoria, sta fuori. Sono tipo quelli lupi solitari, quelli che mezzi un po', che giocano con le loro regole. Ok, mi ci ritrovavo io in questa definizione. Pure io, infatti io mi ritrovo più sul sigma. Social boom è tante cose, Davide. Smegma. Dai, no, che cazzo dici? Un imprenditore. Di smegma. Però vedi qua come siamo tutti quanti diversi. Voi invece, qual è tra questi cosi, come si possono chiamare, non nomi, queste categorie? La categoria dove non vi vorreste mai vedere, che magari vi impaurisce di più. Non me ne frega un cazzo. Per div. Vabbè, ma sono macchiette per io. No, per me... però da qua potrebbe nascere un discorso interessante, perché sì. Io ho la mia... Ce l'ho io la mia. Secondo me, guarda, sono arrivato comunque a pensare che non ci siano categorie sbagliate, perché ricade anche nel discorso di che siamo tutti diversi e vanno accettate le personalità di chiunque. Quindi quello fa parte di quella sfera là, e quindi non è che... Penso male di uno che per me è un maschio alfa o beta o omega, ossia quello che cazzo è. Cerco comunque di dire siamo tutti uguali. Sì, quindi, sì, ma poi la cosa che cambia di più, sai qual è? Sarebbe stato bene qualsiasi cosa, ecco. Bravo, ma sai qual è? Tranne omega, omega no! Sai qual è qui la risposta? Che tu potresti essere tutte le cose, dipende dal gruppo dove ti trovi o dal posto, se sì, è web, certo. Dove ti trovi qua. Perché io magari posso essere alfa in un contesto, ma certo. Posso essere omega in un altro. Chiaro. Capito? Per questo per me lascia un po' il tempo un mostro sportivo roba, sul campo sportivo è il Chad supremo, l'alfa assoluto. C'è magari che è Chad 90% sì, certo, delle però magari volte, uno che è un campione che 90% delle volte è un campione, no? Sul campo, però poi magari fuori no. Vabbè, comunque andiamo avanti. Totale. Non sto dicendo comunque... la situazione, sto dicendo la situazione in generale, non sto parlando da quello che si è creato da esatto, situazione da latino. Sono d'accordo. Allora io ti dico una cosa, stick, mo che vengo al Games Week ti regalo io 100 euro, così finisce tutta questa cazzo. Che cazzo? Allora, 100 euro... Rubino non ha capito che questo è stato un momento di forte imbarazzo per me, proprio perché lui l'ha fatto a fin di bene, eh. Sì. Però è una cosa che se la subissi io... La domanda è questa. La troverei offensiva. Ma sti soldi l'ha portato? Ma io so... No. Ma che gli ha dato? L'ha fatto solo per fosse bello, capito? Ma, sai qual è il fatto? Pure io penso che lui l'abbia fatto a fin di bene, sì. Magari per stemperare, però come ho detto in quella live... Io ho dovuto... la cosa che ho detto prima, quelli che io non flammo, io là non l'ho flammato perché era Rubino. Sì, se era un sì. Qualsiasi altro l'avrei attaccato proprio frontalmente, ti dico la verità. Ok, l'audio non si sa che cazzo è. L'audio strana, sta cosa. È basso adesso o rientra comunque? Non so se... Audio cosa? Quanto tempo siamo... Può essere che OBS sta... Vabbè, andiamo più veloci, dai. Sta sfaccio la OBS. Ma perché? Vabbè, ma scusa, ma se interrompiamo la diretta... No, ma spiegate con un commentino qual è il problema di quest'audio, così audio lo del fixiamo. Video scoppietta. Vabbè, tanto c'era un altro pezzetto. Ah, la reaction, non noi. Vabbè, comunque c'era un altro pezzetto, ma si era capito, insomma. Allora, vociata l'avete un po' sciupato, ma speriamo che domani non si presenti così. Passa qua, che cazzo. Vabbè, ma scusa, ma stiamo a metà, sì. Vabbè, vedi. Dipende quello che devi. Prova, vale, è rape, è capito? Proprio il video che scoppietta. Vabbè, abbassiamo 10, un po'. Questa persona ha compreso bene il momento e lo sta satirizzando. Sigma Rule.
Il vero Sigma empatizza solo per chi ricorda il suo duro passato. Mi sono ritrovato in una situazione all'inizio particolare che mi servivano i soldi e mi sono fatto il culo via vicini piano piano. Allora capisco la situazione che sta in difficoltà, Latino, non mi frega il cazzo, gli posso dare perché adesso gli posso dare piano piano perché sto lavorando tanto, gli do, per me è così. Rubino, non capisco la cosa. Che risolvi? Rubino, il pristo è passato, non mi frega il cazzo, non risolvi il cazzo, però sti cazzo. Stava denunciando l'illecito. Fatto passare come uno che dell'intro che lui si vedeva. No, ma che era? Era l'intro, non c'era nessuno che si vedeva. Sharky Lionair Greenset. Grazie per il sub. Sharky Lionair Greenset. Che taglio. Abbociato, sciupato. Mo gli faccio la sub a sti clochard. Grazie. Grazie, grazie presidente. Prima che idiota qualsiasi, allora andiamo fuori. Il SEO, idiota qualsiasi, ero io. No, pensavo che era riferito. Occhio, Simone, che il boom di Robino non è ancora completato. Come no? Ormai fa 10... qua spera che mi faccia il boom. Fa 10k al mese. Ti può regalare 100 euro. Ha creato un sacco di meme comunque, sta cosa. Sei di particolari, è in grado e ti può regalare 100 euro. Sono convinto che è la stessa persona che si è rigiocata le quest. Beh, beh, non sei il 100 di tutto. Mi sa che, no, mi ricordo che sono io che ho detto andiamo fuori. Non è il 100 di tutto. Madonna. Comunque è vero, quando le critiche mi fanno male è perché c'è un fondo di verità. Quindi comunque c'è della ragione. A dirmi. Cosa? Stavo. Sei il centro di tutto. Simone, non sei il centro di tutto. Mi ha dato fastidio perché magari a volte lo penso e non dovrei. È relativo a cosa? Sta... Al fatto che ho detto che ero io, che ho detto allora andiamo fuori. Ah, può essere, forse la cosa di Donna lì, forse, lo sai, però può essere, perché è vero, mi avevi detto che andiamo fuori a urlare di qua. E che male c'è? Vabbè. L'avevi detto anche tu, in effetti. Quindi può essere, dubbi la riscossa. Si capisce. Che devo fare? In zona policlinica. Clinico, okay. E avevo affittato un monopattino elettrico perché ho scoperto che sono divertentissimi. E quindi avevo del tempo da ammazzare. Quindi ho detto: mo faccio un giretto, una mezz'oretta con questo monopattino. E noto che quando passo con questo monopattino velocissimo accanto ad un gruppo di ragazzi, tre ragazzi di cui mi ricordo uno fosse bangladino. A un certo punto vedo che fanno così quando passo io, ma io, cioè io stavo a pensare a non sfracellarmi, quindi vado avanti. A una certa arrivo a un incrocio e mi fermo per capire dove andare. Mi volto e vedo sto ragazzo bangladino con questi altri due dietro che corrono velocissimi dietro di me. Ma velocissimi, cioè come se gli avessi rubato il telefono, ti giuro. Te col monopattino, questi a piedi. Io ho proprio sgranato gli occhi, mi sono messo sul monopattino e ho proprio inchiodato e sono andato per una discesa tipo a 30 all'ora col monopattino. Sì, mi sono quasi schiantato. Mazza, fatto bella, benissimo. Mamma mia, fattuale. Più che altro per trovare questo materiale, bravo zio. Sì, no, gliel'ho mandato io il materiale dell'accaduto. Okay. La modifica. Pilota di Ostia accusato di aver lanciato carico di droga dell'aereo finisce nei guai. Bellone. Okay. Tutto verde. Tutto verde. La modifica. La modifica, ok. Okay, oh. Hai sweatshot. Bello, bello. Bello. Sassa. Quelli che non sanno, quelli che sanno. Ormai sappiamo. Che schifo. Solo una società schizofrenica psichicamente malata può farti credere che sei psichicamente malato. Ok. Ok, Bovia. Ok, Bovia. Ci sta. Sono stati scammati con Black Goku questo, ragazzi. Okay. Questa è la versione evil di Goku, diciamo. Oggi dai. Sono giù di morale, questo potrebbe condizionare la live. Kitano, Kitano, è vero. Ah, è vero. Assolutamente sì. La cura del benessere, non dal benessere come il film di Verbinski. Verissimo. Risolvi i problemi tecnici. Come affronto una live? Link su social boom. Bene, sarò questo. Il bubulus. No, no, no. E sotto che era? Il CBD. CBD. Vabbè, il CBD, il bubulus CBD è sempre bubulus, raga. Quindi devo analizzare qualcosa, eh? Bene, userò questo. Critica al capitalismo ogni giorno. Vabbè, fa ridere. È sempre una critica. Ma sto meme con Black Goku non avevo mai visto. Non... Eccolo, mo c'è pure Kitano. Oh, che sarà? Cavolo, sono a corto di modifica. Bene, userò questo. Il cappello modificato. Il cappello modificato. Sì. C'ha Yagi quel cappello all'interno, raga. Mo non so a che è che servono, ma ha dei Yagi che si infilano nella cute. Tutto naturale. Che è successo, Simone?
Ah, vabbè, questa è una roba vecchia, dai. No, non è vero. Due ore fa, che è? Due giorni fa. Ah, vabbè. Questo è il mio commento sotto una foto di Mary Sierra. Vabbè, un commento simpatico. Perché all'epoca tu facessi questo commento e ti rispose Panetti. Cose simili, sì. Non questo commento esatto, però diciamo il trend è continuato e ora me ne sbatto anche di più il cazzo, onestamente, vabbè, sì, se permetti. Da quello che so, comunque non sta più con Panetti. E tu sei un dio sceso in terra, piccolo. No, no. A parte che è successo a Gioco della Bottiglia, posso dire sta cosa, è stato uno dei momenti più alti della mia vita. Tutto ciò a 15 anni. Oddio. Eh? Tutto ciò a 15 anni. Ma a 15 anni, mica la conoscevo a 15 anni, tipo qualche mese fa, era single, e anch'io. Gioco della Bottiglia poi, Marco. Ah no, era obbligo verità, no, che era, c'eri pure te. Ma io non c'ero, no. Vabbè. Ma sai, c'era pure era ubriaco. Eri sceso da solo, mi sembra. Non c'ero io. Salito. Eri salito, no, sempre sceso. Comunque approvano, dicono che è comprensibile. No, non c'ero. Non è stato molto bene. Me lo ricordo ancora. Ma che lei era bendata. Oddio. Forse allora non era propriamente un gioco della bottiglia. No, era bendata. Era la no, presa della Bastiglia. No, era obbligo o verità, mi sono sbagliato. Ma c'era vabbè. Nella bottiglia. L'obbligo era... Lei era bendata. Allora, fatemi spiegare però. Lei era bendata e il gioco era questo, l'obbligo, il suo obbligo, ok? Era, ora ti bendiamo e una persona a caso ti bacerà e tu devi capire chi. Ok. E il tizio, suo amico che ha organizzato questo gioco, ha indicato me. Ok. E quando mi ha indicato ha fatto tipo... e sono andato ma là. Ma l'ha capito? Il tizio a cui avevi dato... Ah, sì, lei ha capito, ha fatto questa barba. Capito. Il tizio a cui avevi dato 200 euro, ovviamente. Sì, poi vabbè, poi... Guarda, se c'ero me lo sarei ricordato perché me ne sarei andato. Addirittura ti avrebbe indignato. No, cosa. Che è una cosa terribile. A me non piacciono questi giochi. Mazza, belli. Vabbè, comunque. Divertente. Prendi. Ma che è sto piede? La vera origine del fetish di Marra per i piedi. Ah, il Birkenstock. Okay. Oddio, è un gioco bellissimo. Bellissimo. Però rischi di ucciderti un dito. Oh! Campione del mondo. La Birkenstock Challenge. Ho unito due passioni di Marra. Bellissimo. La Birkenstock Challenge. Cane fatto. Cane fatto. Creare documento falso non è reato. Attenzione. Sostituzione etichetta per pagare di meno. Comunque io mi voglio scusare in pubblico con Luce Luna. Perché? Ah. Per un meme molto carino. Allora, Luce Luna, se tu a Luce sostituisci... un iniziale, sì. Nasce un joke molto carino, sì. Poi mettici l'alcol e mettici lo sfogo che nessuno stava in live e ho fatto partire tipo goliardico tra amici streamer, un coro particolare e l'ho vista un po' a disagio, quindi gli volevo chiedere scusa. Ok, perfetto. Vabbè, Angelo Greco... Tipo Tuce Luna. Te immagina, Luce Luna, Luce Luna, Luce Luna! È un po' da... Vabbè, fa ride. Un'altra lettera però. Vabbè, uscirà prossimamente la prossima puntata dello scandalo dei Fanpage con i fascisti insediati nel Cerbero. Come fascisti? Non sono venuti in mente i fascisti. No, perché ho avuto una velina da Costa. Mi ha dato un'anticipazione. Ah, ok. Beh, andiamo avanti, va. Discrezione. Addio Autovelox in 5 passi. Qua, ovviamente, questo è un post ironico che fa vedere come comunque... Lui faccia vedere come si può eludere, eludere delle robe. Lo ha raccontato anni prima. No, ma infatti stavano tutti a sentir male. Ah. C'era il Delmo, si stava piegato in due con le lacrime agli occhi. Una scena, vi giuro, era tipo o quello o no Grimbaud. Erano quelle là le skill serali, diciamo. Il tempo del potere del maschio etero cis non disabile e bianco è finito. Cercato di mettervi in difficoltà, vero? A me. Tu pensi di mettermi in difficoltà? Vabbè. Dite, però non ho capito. Sì, vabbè, diciamo che Benson non appartiene del tutto a questa definizione. Vabbè. Dona lì il trailer. E dai, uscirà tra due settimane. Effettivamente avrei dovuto fare, ma diretto da... Ferma. Anche se è rosso, non fa successo. Sì, anche tu, Fer. Come si chiama? La notte del giudizio. Anarchia, notte del giudizio. Chissà chi può essere. Bene, Pete, controlla tutta la casa. Zappi! Zappi! Nata pulmo!
Aiuto! Lui scemo e vende il prosciutto. Non comprate le rose da lui, eh! Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. Potrebbe fare quale ride? La musica mi venne in aiuto. Questo giovane è la no! No! Stupido. Questo... Dai! Esiste una tradizione di libertà da difendere e in un paese la libertà è tutto. Io prendo 1,80. Io compro un euro. No, tu vai di là. Dove tu compri un euro, vai di là. Io prendo 1,80. C'hai un piccione nella tasca. Aiuto! Aiuto, polizia! Aiuto, polizia! Guarda, qua alla fine ci stava bene pure tipo la data inizio-fine. Tipo che è 5... Sapete perché? 5 novembre, 8 novembre. Sapete perché? Mi una cosa del genere. Sapete perché questo fa più ridere? Perché toglie il senso di realtà. Sembra più un thriller sì. di una webserie o di qualcosa sì, di stupido, sì. Vabbè, di non reale. Sì, sì, infatti è ripreso da Arancia Meccanica, i drughi. Mm-hmm. Sì, sì. E poi effettivamente c'è pure la scena in cui buttano uno dei drughi nell'acqua. Sì. Sì, sì, sì. Vabbè, sta. Il pros- differenze, cane pazzo, ma che è? Cane pazzo ubriaco e cane pazzo modificato. Nessuna differenza. Dennis Dosio Challenge. Sì, la patatina in culo, no? Oddio. Sì, sì. Tag Life, Crazy Dog. Oddio. Quanto tempo ci avete messo e quanto vi è costato? Il mio è un originale, l'ho chiamato il Signore dei Demoni. Ci ho messo tipo 3 anni, ho dovuto scegliere i pezzi. Cosa sta bene con cosa? Ho speso qualche centinaio di euro. Ok. Ci ho messo 3 anni per diventare il Signore dei Demoni. Confermo. Il Signore dei Demoni. Oddio. Lame estasiato. Oddio, questo fa morire, raga. Ho visto un pezzetto. Non lo so fare bene, però lui ha questa abitudine che quando ride fa. Ma sì, è vero. È vero. Ora non lo so fare bene, però lui ha questa abitudine che quando ride fa. E allora è venuto da me Adarione ma io te amo Darione io te amo Darione vieni qua te voglio bene Darione sei il numero uno e prima di tutto questo c'era Masella e Nanni che lo dovevano calmare perché gli hanno detto oh Flame fra 10 minuti viene Dario ma chi è il Darione non vedo l'ora che arrivi Dario, ma non è che mi sta pigliando il culo Dario, ma non è una cosa così sta arrivando no ma il Darione non ce la faccio se viene il Darione mi fa morire Darione porco Dio ragazzi no, stavo a piena capocciata in bocca vedete per difenderlo per vabbè che serata raga comunque guarda al nesso di tutto mi sono divertito devo dire la compagnia è stata la cosa più bella. Guarda, Dario, tutta quanta la sua compagine, Omi, tutta la sua compagine. Sono stato bene con tutti. Che sono state delle giornate importanti quando hanno detto che Nanni ha raccontato quell'episodio. Ma ho visto Dario che racconta di come ha interagito che siamo stati con bene, te. Siamo stati bene. Senza videocamere, siamo stati sì, siamo stati bene. Chiaro. Ma è vero, perché saluta Dario, dice Flame, ti amo. Lo sai Dario che eri contracambiato e poi la cosa il giorno dopo dico Dario ti posso dare il primo abbraccio e il primo ti amo da sobrio perché non è la prima volta no perché io da visto sono sempre molto composto molto nel mio poi bevo e insulto chi devo insultare abbraccio chi devo abbracciare più o meno questo no? Però sempre sì, quando sì. bevo capito? Ho detto te fammelo fare da sobrio e ora è vero non io ce la faccio insomma è stato stupendo. L'ho beccato, abbracci, baci, bello. L'ho avuto tutto su di me, è stato... dai, meglio Flame che Zeta, dai. Leonardo Marra. È lui veramente. No, 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 questo è nuovo. L'hanno scoperto recentemente. Mazza, è nuovo questo. Nuovo scoperto. Io l'avevo già visto. Sì, forse l'hai trovato. Capo del protocollo diplomatico. Oh, ma è davvero tuo padre? È mio padre, mi fa troppo ridere. Ma io pensavo se uno gli assomigliava. No, 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 no. Allora, la cosa che fa troppo ridere di mio padre è
simile a quando io storpio volutamente le parole o assumo un tono in situazioni che non necessitano tale tono, tipo ok Gianluca, no ma dimmi Gianluca, allora lui faceva questa cosa in contesti seriosi tipo questo, oppure quando chiamava qualcuno. E lui, mia madre che si sentiva male, che lo prendeva per il culo, e allora che cazzo fa? Io invece che stavo piegato in due da ridere, no? Tipo, sì, salve, vorremmo prenotare ad un ristorante lì vicino, proprio così a scandire le parole proprio, non so perché. Sì, per quattro persone, sì, grazie mille, gentilissima, gentilissima. Ma non ha presa per culo, cioè, gli subentra sta gimmick che fa troppo ridere. Se te sta più per culo. Sì, sembra così, però in realtà no. Allora, sono Leonardo Marra, capo del protocollo diplomatico e del cerimoniale del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta, una istituzione antichissima fondata quasi 1000 anni fa a Gerusalemme e la sede del cui governo è dal 1834. 1800? Comunque è molto meno. Sì, per un'immagine istituzionale che riflette il valore degli italiani. Vabbè, tu ma infatti avevo detto a Marra, Leonardo, no, vabbè, ma il video che tu avevi fatto con tuo padre, sì. Che lui era serio, lui, sì, no? Sì, era serio. Sì. Io mi sono sentito male perché è involontariamente super comico. Sì, sì, sì. È una cosa pazzesca. Fa troppo ride. Fa troppo ride. Nella sua serietà t'ammazza. Sì, 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 sì. Dell'ottantesimo, che era stato evidentemente ridisegnato per consentire anche la disposizione all'interno della chiesa dei partecipanti al rito funebre e alle altre cerimonie, rispettando le distanze. Per il medesimo motivo non è stato possibile predisporre un libretto liturgico, quindi è stato solamente predisposto un portfolio liturgico. Un luttino che è stato consegnato all'uscita ai partecipanti. Ecco, questo momento così intenso. E poi se sto video l'apre una persona a caso, dice, ma che cazzo è? Che cazzo, però fa ride perché è tuo padre. Sì, 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 vabbè, comunque possiamo levare, però. No, vabbè, poi lui nel suo lavoro è molto bravo, no, cioè, l'ho sempre stimato tantissimo. Non so di cosa sta parlando, capito? No, no, ovvio, però per noi fa troppo ridere. Sì, cioè, sì. Io mi sento male. No, voglia, per il fatto che sia tuo padre. Sì, 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 sì. Simpatico. Metal pazzo, cane fatto, l'importante è togliergli quel cappello quando aspetti lo stipendio. Quando ti accorgi che sto mese c'è sta la tredicesima, magari. Nel nostro lavoro no. Ah, possiamo dare una notizia lieta? Prego. Oggi è nata Asia. No. Oggi abbiamo ufficialmente finito di pagare tutte le tassone. Ed è il primo mese in cui la Sdrubarini SRLS è in positivo. Io ho ancora 2.400 euro di buffo con lo Stato che non so quando pagherò. Evviva! Vabbè, tempo un mese, dai. Un mese, Davide? No. Un mesetto. Ma non guadagno abbastanza. Per... due, dai. Due mesi sì, dai. Oh, comunque top, sono contento, finalmente vediamo il conto verde, oh, con un bel più X. Vabbè, andiamo. Pigen, grazie Pigen. A voi ovviamente, a tutti i vostri sub, grazie a voi, grazie al Pigen, poi devo parlare, Pigen. Prima o poi verrà Leonardo Marra, ce la farò. E poi lei mi ha detto, Dubbi dura più di un'ora. Io a volte non duro un cazzo, oggi, dopo tre regà, minuti. Ma a letto o in live? Ah. Oggi top stagano visti, oh. 3 ore della sì, ma io starei altre 3 ore, sto sì, proprio, sono... ma sai che mi sono ricaricato paradossalmente. Allora, questo minchia, almeno 50 già, avete levato una partita, erano 3 partite nelle prime due, vero, ricordo male, allora no. Prime 2 live, 3 partite a Lupus, Not Stonks, 3ª live, 2 partite più ogni 100 sub. No, la volta precedente all'ultima, la penultima volta, no, sì, abbiamo fatto 2 turni in più perché un ragazzo aveva donato. Avevamo chiesto al ragazzo, guarda, possiamo spostarle alla volta successiva perché Marco deve andare via. E poi, da adesso in poi, saranno sempre 2 più X. Basta. Vabbè. Non mi interessa. Non mi interessa. La prima volta abbiamo mandato avanti. Vabbè. Perché la collanina sì. Ridi sempre. Vai, Gianlu, ridi. Leggi. Ridi sempre. Ridi. Fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso.
leccati le palle, succhiati il cazzo, infilati le dita nel culo, beviti la tua stessa sborra e facci i gargarismi. E eiacula in vasetti dello yogurt e facci colazione. Ficcati le batterie mini stilo nel buco del cazzo. Okay. Mi dissocio. Che la di là è posso dissociarmi? Certo, un urlo. Io non direi mai sta roba, posso dissociarmi. Certo, sì. Certo che puoi. Poi, no. Box Office. Ma che è? Che dico, i migliori film, aspetta, leggi sopra. Migliori film del cinema italiano. Vogliamo recensire questi capolavori. Box Office 3D, Fuga di cervelli, ok. Game Therapy. La banda dei supereroi con Marco sarebbe Marrino. Interessante vederli in live se si può. Non so dubbi pure c'è? Sì. Io quella live la salto. Natale a Rocca Raso. Mai visto. Ma che è quella? Mettevo Preziosi, il Pancio. Herbert Ballerina. Inzuccio, Roberto. Ma come mai visto? Se lo siamo visti a casa vostra vecchia sul balcone. Era Riccione, ragazzi, scusate. No, quella era Riccione. Ragazzi, ma questo è fake? È fake. Ma quanti hanno fatti, scusa? Mi sa che è fake. Hanno fatto i due. Allora, quello era Riccione, ragazzi. Me lo ricordo. No, ma mi sa è fake. Bene. Però gli attori effettivamente sono gli stessi. Sta Magalli. Però ci esiste, so. esiste. Non è fake. Beh, allora tocca vederlo. Ma cioè, scusa, ma io non ho mai visto Natale a Roccaraso. Ma questa è una cosa gravissima. Se sta su Amazon Prime è top. Possibile spoiler, sta guardando la 13ª stagione di Doctor Who quando è comparso il nostro stile Mr. Flame. Vabbè, sì, ma maschera mia, regà, sta ora se non volete far arrabbiare Mr. Flame. Il Trono di Spade. Ma che significa? Dottor Wu. Penso guardate Dottor Wu. E non l'abbiamo aspetta, visto. Va indietro? Ma io non l'ho che mai visto. Si vede meglio Dottor che qua Wu, tutto regà, scuro. Purtroppo. Ah, ok, si vede là bene. Non capisco. Perché qua non vediamo un cazzo, è tutto nero. Vabbè. Non avendo visto. O muori da eroe. No, ragazzi, questo meme è bannato dalla visione del cielo. No, andiamo. Ho parlato pure con Matteo HS al Games Week. Che t'ha detto? Sto organizzando una live con Matteo che vuole chiarire con noi. Va bene. Quindi lo vediamo o no? Sì. Vediamolo. Dipende dalle situazioni. Vai come va. Vai. Bassissimo. Da. Il suo posto cinematografico, diciamo così. Cioè. Vabbè. C'è stata, hai farite. Il volume era meno 30 dB. Beh. Come l'ha montato il tipo. Forzato, okay. Ma Vito. Un sacco di meme con Vito. Vito. Il gobelino d'oro, bello. Il gobelino d'oro, bellissimo. Bellissimo. Non sente okay. Niente perché era quello il volume del video. Madame, va bene. Ok, sono la Madame. Ok. Aspetta, bello. La carta, Oscar. Bello, la carta di Rubus. È troppo buio qua. Lince ai Mannari. Bello. Cambierei un po' i colori, ho però finito c'è la carta che l'ho fatto vedere. Sono orgoglioso e felice di avervi dato 28 anni d'amore. Con Dario. Questo Lupus, questo era Oddio, aspetta. Den Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner den Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Führer, Steiner. Ragazzi, è un film. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für den Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Greve. La caduta, sì. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!
Sensi! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich Feiglinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist unheimlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Sono tedesco, sta dicendo cose che... Ich war hier von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, gente, porca ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Ich wurde ein Ungar. Questo è un meme che gira dal 2000 È proprio, potentissimo, cioè. Comunque. Sì, sì, sì. Adatta a ogni situazione. È certo. Cazzo, cose grevi, cioè. Vabbè, ma è un film. È una cosa sdoganata. Sì, tranquilli. È un film storico. Non c'è un perché, mi sembrava il più opportuno come primo posto. Passami lo svogo fra che tengo i demoni in capa, Squid Game. Non l'ho capito. Non è l'ironia del Reddit, eccetera. Seo che balla. Il zio dopo a Slim. Il CEO post sleeve. A lezioni inglesi con Mr. Brown. Looks are deceiving, l'apparenza inganna. Che per pochi? Evidentemente. Ma sì. Perché secondo questa persona poca gente sa che è Mr. Brown, forse. Vabbè, ma noi ce lo ricordiamo che è Mr. Brown. Quello delle Iene, Andrea Coso. Cane pazzi in bubu lussito. L'abbiamo già visto comunque, se è la clip. Sì, la clip. Ah sì, poi è la clip tipo... Ivan Greco che non lancia frecciatine al cerbero da una settimana. Ma che frecciatine ma lancia? Ma non è vero, ma quando ha fatto un'analisi sul fatto che dona lì visibilità, eccetera. Vabbè, ma lui che lui non sia d'accordo, regà, è legittimo quanto noi che non siamo d'accordo alcune volte anche tra noi tre, cioè, ma che cazzo di ragionamento è? Vabbè, le ha sempre non detto è che mo perché siamo amici deve essere d'accordo con tutto quello che pensiamo o che facciamo lavorativamente. No, ma è giusto, ma come disse pure ai tempi di Riccardo, io rispondo dicendo che giustamente lui si incazza quando le persone dicono non dovresti invitare i politici di questo partito perché fanno disinformazione eccetera, lui invece dice no, li invito perché devo dare spazio a tutti e poi ovviamente porta i dati, confronta e poi la gente se fa un suo parere. Certo, ovviamente il suo intento è più nobile, però effettivamente ci sono dei personaggi anche della sfera politica che sono molto dannosi, però per me è giustissimo che lui lo dica, c'è un'altra scelta editoriale legittima, ma può dire quello che cazzo vuole. È giusto, ragazzi, che ognuno faccia quello altro che cazzo gli pare. Tipo, certo, quando io invitai Riccardo, cioè, certo, ho fatto come cazzo mi pareva, sì, perché sì, è il mio canale, come lui è libero di farlo sul suo. Sì, sì, sì. Mancherebbe. Ci vediamo al prossimo video podcast. Oh. Anche a Fedez gli scrivono in mille. E questo era il finale del nostro video podcast. Però adesso salutiamo anche i ragazzi di Quei Due sul server. Stavo già facendo i cazzi miei. Questo succede quando chiudiamo un video. Ma tu perché se prendi il telefono in maniera... Perché di solito mi scrivono in mille, invece adesso no. Hai visto? A Fedez, quindi vabbè. Redez. Che è sta cosa? Piccolo test per il zio, che è? Webbo. Come Webbo? Qual è il panino del McDonald's 6? Allora, il Big Tasty che non fanno più. Bene. Già vi fatto. Sei stinto. No, è il il mio panino preferito di tutta quanta la storia della mia vita. Io con sono McDonald's. Un fillet of fish. Big Tasty, che è il panino che non si cura nessuno. Io non so quale sono, ma il mio preferito è il McToast. Il mio è il Crispy. Vabbè, il McToast però io non lo vedo come un panino, è un paninetto. Vabbè, è il mio preferito. Il panino. Dei paninetti anche il mio. Beh. Io dico da piccolo, infatti, menù Big Tasty e McToast. Ragazzi, grazie mille per aver visto questa live, imponente, poderosa live. Ci vediamo questa sera, sono finite le sorprese? Ovviamente no. Avremo ospite la star internazionale, attrice Hard, Rae Lil Black, live in inglese. La pornostar. La pornostar. Penso che metteremo anche lingua inglese,
che comunque e parleremo tutti in inglese C2. Come al solito parleremo sempre in italiano con l'ottima traduzione di Sonia, che sarà qui presente. Ci sarà anche Alex. Collegamento? Sì. Ah, collegamento. Top. Vi faccio velocissimamente un recap di questa settimana, perché è imperdibile. Ma dimmi un po' sta cosa, perché io stavo là al Games Week, non so quando tu l'hai detto. Mi si avvicinavano persone che mi fanno, oh, ma Marra fa il porno con Alex. Ah, quella è un'altra cosa, sì. Però sì. Io dissi no, perché mi ricordo quando tu lo dissi in live scherzando. Io il fatto del tuo annuncio serio, io l'ho visto stanotte. Okay. E quindi ti ho dato delle fake news in giro. No, non è vero, scherzavo. No, lo faremo. Sì. Top. Ma com'è? Ci sta. Ma ci sta. È così. Ma se gli vai giusto che lo faccio, ci sta. Poi comunque lo vedo, come hai detto pure tu, è inerente a quello che ha sempre detto e fatto finora. Sì. Ci vedo... Poi ognuno è ovvio, si fa le sue cose. Tipo io, mi sono avvelenato. Sto ripetendo per la quinta volta, indovini una cosa? No, io ho visto The che... Blur. Sì, ho capito. Ma io ho seguito per cazzi, ma io non ne voglio più parlare al Cerbero, perché qua lo vedo come uno spazio serio. Verissimo. Queste qua sono cose che io faccio, serio. Per... Attenzione, guarda, hai train in chiusura. Il mio serio è comunque essere un pagliaccio, ok? Però con Blur essere pagliaccio è essere seri. Quindi devo abbassare i livelli talmente tanto che devo mettere la maschera vecchia per confrontarmi con Blur. Io la vedo così. Confrontarmi con Blur o mi ubriaco come l'altra sera al MOBA o mi metto la maschera, insomma. Quando? Non lo so, adesso vediamo. Alex deve recuperare fisicamente al 100%. Allora, poi domani alle ore 15 Angelo Greco per parlare di tantissime cose. Chiederemo ovviamente anche delucidazioni su quello che è successo a Social Boom, cosa rischi, cosa non rischi, ma non solo. L'ho anche interpellato per quanto riguarda la questione GTA, perché moltissimi, dopo la live famosa, ci hanno chiesto un approfondimento con l'Avvocad. Io ieri ho mandato al grande Avvocad, grazie bicchiere smoothie, live trend che sta arrivando, grazie. Ho mandato la live di GTA, ho detto guarda Angelo, scusami il poco preavviso, però se hai tempo e puoi guardarti questa live, ci interessa capire il discorso del copyright, la proprietà, e lui mi ha fatto solo un'anticipazione, anche se quella roba non era registrata, comunque non è vero che non è tutelata. Interessantissimo, okay. Anche il discorso di Rockstar, eccetera, quindi chiariremo un po' tutto. E il grande Avvocad, mentre si allenava stamattina, mi ha mandato le testimonianze video, l'ho mandato pure sul gruppo, mentre si allenava si è ascoltato tutta la puntata, è stato veramente un grande, ho detto no, lo faccio perché voi avete il copyright dell'Avvocad, quindi io mi sento in dovere di... Cioè, è un grande. Non solo l'ha guardata, perché lui è un Chad, l'ha guardata mentre si allenava. Sì, capito, stavo sull'ellittica, capito? Sì, è un grande. Chad fino alla fine. Sì. Poi domani sera ovviamente collegio, mercoledì alle 15 riposo, la sera probabilmente Lupus, se non so se... Come Red ad Anna, ma Anna penso che abbia staccato, sta in live da mezzogiorno. Vabbè, comunque sei in live, ok? Mercoledì sera probabilmente Lupus, se non vado errato. Non lo so, se appuntamento. Perché in teoria abbiamo sempre messo mercoledì. Sai che, regà, questa è un'ottima notizia. Abbiamo i slot talmente pieni che ho talmente tante cose. Perché guarda che Milano ha aperto un sacco di live. Ottimo. E però non so come incastrarle, quindi tra sta settimana e la prossima vediamo un attimo come... Con le carte devo un attimo capire quali sono le live che si invecchiano prima e quali quelle dopo e quali quelle che si invecchiano dopo. Un attimo, un po' di brainstorming. Poi giovedì alle 18 intervista Giulia Imperio, fisicamente ospite, che è una campionessa juniores di strappo. Vabbè, per chi fa pesistica lo sa. È una skill strappo da terra. Ah. Tipo stacco da terra, lo strappo, ok, sono... Okay. Sono varie categorie in realtà e vari gesti atletici all'interno della pesistica. Non lo sapevo. Una ragazza che ha solo 19 anni, quindi molto interessante, fa anche la personal trainer, bla bla bla. Poi giovedì alle 21 ci sarà il mascellone ciaddone di TikTok. Che Luca, non conosco, sai? Noi ne parlammo velocemente leggendo un articolo di web. Non me lo ricordo. Sì, un articolo di web in cui girava sta roba, lui che c'aveva il filtro del mascellone. Ah, come no? Dei classici. Me lo ricordo, che aveva una mascella estremamente pronunciata. Sì. Come no, certo. Lo commentammo come uno dei classici articoli nudi di web. Però in realtà ho avuto modo di parlarci. Tempo fa, è una persona in realtà molto, molto intelligente. E poi lui... comunque ci racconterà degli aneddoti del mondo della moda, perché lui fa il modello, quindi un sacco di roba. Ma come fa a non essere intelligente o quel mascellone? Infatti. ci sarà anche Rubino e forse anche un'altra modella per creare un po' di situazioni. Poi venerdì alle 21 l'evocazione ritorna finalmente con il professor Raina
grande. E, ovviamente didattica. Carnevale e top. I mercanti di orecchie. Top, penso che top già... evocazione tema collegio, regà. Ok, ok, penso che abbiamo dato abbastanza informazioni, non prendete impegni. Ci vediamo stasera alle 21. Ciao! Ciao belli, a stasera. Wow! Che squali, state arrivando!